mi sono ricordato in questi anni, in questi giorni di discussione, di una canzone della metà degli anni 60 che si intitolava Proposta e la cantavano i Giganti. Il primo verso di questa canzone faceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni. Siccome questa associazione, adesso che si sta formando, pensate voi, ha ricevuto tante cannonate, noi abbiamo pensato di rispondere con la riflessione invece che con lo slogan. Lo slogan è, come dire, l'equivalente delle portate dei talk show televisivi. Alla riflessione si risponde con lo slogan. Noi agli slogan non crediamo più, crediamo che bisogna dare il via ad una seria riflessione politica su quello che si può e si dovrebbe fare per la nostra terra, per la nostra regione. L'associazione quindi nasce con questo scopo, si è riunita intorno a Don Ettore Cannavera e in questa direzione noi vogliamo assolutamente andare. Don Ettore Cannavera non lo si può considerare o giudicare un povero ingenuo che si presta alla bassa macelleria, come è stata definita di qualcuno, per cui siccome è un pensiero portante, non è un pensiero derivato, sarà lui a illustrare le motivazioni di questa associazione. Per cui, sulla base della relazione che Don Ettore Cannavera farà, noi chiederemo a tutti quelli che vorranno intervenire di pronunciarsi. Vi prego proprio di entrare nel merito delle cose che dirà Don Ettore Cannavera, perché sono alla base della costituzione di questa associazione, della quale vi leggo i soci fondatori, così si capisce, anche eliminiamo i dubbi su come è stata formata questa associazione. Ettore Cannavera, che sarà il presidente, poi Carla Cabras, Vittoria Casu, Vannina Mulas, Giuliana Muga, Andrea De Fenu, Giancarlo Ghirra, Ottavio Olita, Ottavio Sanna, Michele Schirò, Silvano Tagliagambe, Mauro Tuzzolino. Questi sono i soci fondatori, questo non vuol dire che però non siamo aperti, siccome abbiamo già avuto altre richieste di adesione che stiamo ovviamente valutando, questo non vuol dire che non siamo aperti all'adesione di tutti quanti. Credo di aver detto tutto, vi prego, prego soprattutto quanti vorranno intervenire, intanto di presentare la richiesta di intervento ai due amici che ho indicato, Mauro Tuzzolino e Giancarlo Ghirra, e poi soprattutto vi prego di rispettare i tempi, di non rendere ingrato il mio compito che è già difficile. Grazie, la parola a Don Ettore. Sono tre possibilità: una è di stare seduti qua, una è di stare in piedi qua e una di stare seduti su. Si sente il campo? Non metti, te lo metti, te lo qui ci sono ancora un paio di posti, impatto c'è. Io interverrò, perché il croce dovrebbe durare una ventina di minuti, quindi spero di riuscire a essere fedele. E soprattutto ho scritto l'intervento, perché essendo abituato a predicare a braccio, qualche volta mi scappa qualcosa di non opportuno. Invece quello che leggo, anzi come fa il nostro Papa, spesso abbandona, prende quello che il mio cuore intenta, dirò. E arriva tra gente, ripeto che ci sono posti su, proprio qua sopra, videoconferenza, Domenico sta lavorando, ma lo che possiate ascoltare e vedere, comodi, però volete stare qui. È più bello stare insieme. Ottavio Olita, vi parlavo di questa associazione che stiamo tentando di mettere su, un'associazione culturale e politica. Il titolo che abbiamo dato sono le prima e ultima parole delle quattro che noi vorremmo fossero le parole chiave del nostro intento.
terra di pace e di solidarietà. In mezzo ci sono lavoro e istruzione. Potrete trovare il puoi parlare con me in privato o rappresenti qualcuno? Rappresento qualcuno. Chi è? Un movimento madre. Ora una cosa scrivi però. Mi lascio spontanea è quella di vedere così tanta gente. E questo è un segno importante del desiderio che c'è, di partecipazione, e di assumersi delle responsabilità di fronte a tanta gente che non ha possibilità né di parola né di essere più ascoltata. Allora l'essere qui ci pone dinanzi a una grande responsabilità di essere capaci di ascoltare, di cogliere quello che nelle persone della nostra terra si vive, si sente. Soprattutto in questo momento quello che è capitato al nord della nostra terra, tante persone ancora sofferenti. Il titolo che stamattina abbiamo scelto per la nostra rivista è Insieme per la solidarietà. Non lasciamo nessuno solo, e questa è la responsabilità. Il senso del nostro essere qui è sicuramente molto diversificato. C'è chi è qui per curiosità, chi per riferire ad altri, i giornalisti per dovere professionale, qualche altro forse c'è per sentire e capire che cosa avverrà stasera, chi per cogliere le nostre contraddizioni, chi per autentico interesse politico, culturale e tanti altri motivi. Ieri i giornali hanno intitolato questo incontro "I ribelli in collina". Beh, ci sto. Io sono un ribelle allo status quo, a quello che stiamo vivendo non solo nella nostra piccola regione, ma nella nostra nazione, nel mondo intero. Stiamo negando l'autenticità dell'essere umano, perché diamo risposte sempre meno umane a umani. E quindi mi sento un ribelle, mi sento uno con una rabbia nel cuore, uno che vorrebbe contribuire al cambiamento. Per questo siamo riuniti, come ci siamo riuniti come movimento che abbiamo chiamato il Cerchio di Pace e Solidarietà. Abbiamo convocato voi tutti, senza esclusione di nessuno. Non abbiamo fatto nessun invito ufficiale. Abbiamo messo attraverso gli strumenti di comunicazione sociale, comunque il desiderio di incontrarsi con noi, tra di noi, per affrontare insieme i problemi della nostra terra, tutti, appartenenti a partiti e a associazioni, a movimenti, a qualsiasi titolo. L'unica cosa che chiediamo è di avere interesse per il bene comune. Questo sì ci deve unire. Perché vorremmo creare nuovamente, riacquistare fiducia e speranza che è possibile vivere politica in senso alto del termine, a servizio dei cittadini, esorcizzando ogni ambizione che è insita in ciascuno di noi, ogni ambizione di benessere per gli altri, ogni ambizione di realizzarci con gli altri e non contro gli altri. Una politica che non sia occupazione di privilegi, di potere, ma una politica a servizio degli altri, della nostra terra, ma anche della nostra nazione, oserei dire del mondo intero. Lo facciamo in questa occasione, in prossimità delle nostre elezioni regionali. Come associazione ci siamo confrontati e non abbiamo nessuna pretesa di insegnare qualcosa. Vogliamo solo aggregarci, unirci in chi lo desidera, dando il nostro contributo in una visione democratica, progressiva, alla ricerca del bene comune, di metterci a servizio. Questo è l'intento, questo è il senso profondo dell'impegno politico.
insieme con ogni forza politica, con ogni associazione, partito, movimenti, con tutti quelli che amano la terra Sardegna, i suoi cittadini. Da iniziare però attenti dai più deboli, da quelli che sono senza voce, che sono senza lavoro, senza potere, a quelli che non possono esprimere i loro bisogni, i loro diritti. Noi vogliamo ascoltare questi e metterci a servizio di questi. Questo è il senso della politica che noi abbiamo. E vogliamo soprattutto in questa occasione risvegliare in ciascuno di noi la partecipazione democratica. Vogliamo soprattutto far rinascere la fiducia nella politica, nei partiti, di fronte allo scoramento, al disincanto così diffuso. Questo è l'unico intento esclusivo del nostro operare. L'unica cosa che ci interessa è risvegliare nella gente il desiderio di farsi carico anche dei problemi degli altri, non solo dei propri, perché solo insieme potremo trovare senso alla nostra vita. Ecco perché vogliamo interagire in modo dialettico con le forze politiche, ma con l'intento unico di metterci a servizio del bene comune. E permettetemi due parole sulla mia persona, sui molti interrogativi che sono nati sicuramente. Un prete, che si mette a far politica? Che intenzioni ha di potere? O forse un uomo di potere camuffato sotto una tonaca? Vedete che neanche ne uso tonaca. Vi dico che neanche la messa faccio più con la tonaca, in carcere, perché fuori sarei reo di... Fuori non ho niente da nascondere sotto la tonaca. Allora sento il mio impegno politico, soprattutto in questo momento, ma parlando soprattutto di pre-politica, del senso che abbiamo nell'impegno politico di tutti, fuori da ogni partito. Ma come movimento, come cittadini che vogliamo ambire giustamente a dare una risposta, un aiuto, un contributo a quelli che saranno chiamati a governare nelle prossime elezioni regionali. Non ho mai sognato né aspirato a propormi come presidente della regione, ci tengo a chiarirlo. Non solo perché voglio continuare a esercitare il mio servizio sacerdotale, anche se porta in sé una accezione politica, perché siamo chiamati alla ricerca del bene comune, soprattutto non essendo il mio ruolo un ruolo solo di pensare ad un altro mondo, ma quello di rispondere ai bisogni della gente. Questa è la lettura che ho dato del Vangelo, che bisogna rispondere ai problemi di ogni giorno della gente. Questa è la politica più alta. Se questo è il potere, sì, sono l'uomo di potere, ma di potere della verità, della parola, della testimonianza, dell'autenticità, il potere della testimonianza di quello che penso si possa leggere nella mia vita. Soprattutto quel potere che mi rende libero da ogni manipolazione di ben altri poteri, che chiamerei qualche volta diabolici. Ecco la grande libertà che ho acquistato nella vita. Liberarmi dalla bramosia del denaro, che è una delle tentazioni più diffuse. Sappiate che io non prendo nessun contributo nel mio servizio di cappellano in carcere. Non prendo nessun contributo del mio servizio sacerdotale. Non solo, non prendo nessun contributo essendo qui presidente di questa associazione, di questa cooperativa che vi sta ospitando. E questo è il mio orgoglio, di vivere della mia piccola pensione di ex insegnante di filosofia, non di religione, perché non do neanche i soldi per l'8 per mille alla mia chiesa. Ho accettato che altri verificassero la fattibilità della mia candidatura. Così mi serviva per mettere alla prova le mie autorità ecclesiastiche. Ma da parte mia nessuna richiesta è stata mai fatta alle autorità ecclesiastiche. Perché se fossi stato convinto della bontà e delle capacità e delle competenze per esercitare questo ruolo, mi sarei mosso.
nella consapevolezza che sarei stato sospeso a divinis. Molti di voi sanno che lo sono già stato. Lo sono già stato. Per rispondere alla mia coscienza, non ai dettami di una chiesa troppo spesso allontana dalla gente. Ho già sperimentato l'incomprensione delle autorità ecclesiastiche, ma soprattutto nell'essere fedele alla mia coscienza, voglio dirlo pubblicamente, ho bruciato la mia carriera ecclesiana e della mia libertà più bella. In questo momento storico però della nostra Sardegna sento di assumere delle responsabilità, di non stare come insegna Francesco, il nostro padre, a guardare dal balcone. Così diceva ai giovani dell'Università Laiche Ecclesiali di Roma: per favore, non guardate la vita dal balcone, mischiatevi lì dove ci sono le sfide, la vita, lo sviluppo. Dopo, usando una parola non tipica della teologia cattolica, la lotta per la dignità delle persone, la lotta contro la povertà, la lotta per i valori, e tante lotte, ho ripetuto 4 volte questa parola lotta, che troviamo ogni giorno, non spettatori, ma protagonisti. E usava quella bellissima immagine del poliedro: l'unità nella diversità alla ricerca della verità. La pluralità di pensiero, di individualità, continua il Papa, riflette la multiforme sapienza quando si accosta alla verità con onestà, con rigore intellettuale, così che ognuno può essere un dono a beneficio di tutti. Ecco il senso del mio coinvolgimento nell'azione politica, perché, come altre volte ho detto, il mio maestro di Nazareth così mi ha insegnato che bisogna entrare nell'agone politico senza far parte di nessuna istituzione, ma essendo dentro ad animare la responsabilità, a ridare coraggio alla gente perché prenda posizione. Ecco la responsabilità che dobbiamo oggi suscitare nella gente: sporcarsi le mani, dare il nostro contributo culturale, per me, politico, per altri, insieme per una politica che si riappropri del senso alto della parola, non di politichese, ma di un linguaggio chiaro, fermo, deciso. Così vogliamo contribuire ad una sorta di pre-politica, cioè ad un'organica aggregazione degli ideali più alti, di una filosofia politica, oggi più che mai necessaria a livello nazionale, assistendo rassegnati ad una massa di individui e di lobby che si fanno la guerra senza nessun interesse per il bene comune. Basta guardare quello che si vede nelle nostre televisioni, dei talk show televisivi, quando si assiste a dei confronti e si cerca solo di sopraffare l'avversario, invece che da posizioni diverse si dovrebbe cercare insieme ciò che è meglio per i cittadini, invece diventano solo una difesa strenua delle proprie idee, del proprio partito, per riscuotere successo nel pubblico televisivo, ma senza contribuire al bene comune. Ho il diffuso bisogno di leadership che attraversa la nostra società, che rischia di aggregare a un livello sempre più basso i nostri cittadini. E lo sappiamo bene cosa sta capitando nella nostra Italia. La dilagante corruzione, che sembra non risparmiare nessuno, che crea sempre più disillusione, scoramento, sfiducia nella gente, tentando di chiudersi nel proprio orticello, soffocando ogni capacità di solidarietà, di cooperazione, abbandonandoci spesso alla contrapposizione, alla sterile denuncia, senza proposte, anche all'interno delle forze che dovrebbero essere invece democratiche, progressiste. Siamo qui per trovare ideali alti che uniscano le nostre diversità, queste forze democratiche, e non siamo qui per disgregare partiti, associazioni, gruppi politici.
siamo qui con l'intento di unire, di mettere insieme le nostre diversità, i nostri diversi contributi. A me il compito di coordinare questo gruppo culturale che è nato, che diventa quindi politico, che si è aggregato intorno a 5 parole che fra breve esporrò. A noi tutti dare un contributo dialettico, di autentica passione politica, che si pone a servizio, anche senza occupare posti di responsabilità istituzionale, consapevoli che il nostro benessere non può esserci contro qualcuno, ma solo accogliendo la diversità che genera convivialità, collaborazione, uscendo dalle prigioni del proprio individualismo, del proprio punto di vista, delle chiusure all'interno dei gruppi di appartenenza, per cogliere il possibile sviluppo preceduto da un'etica, da una morale, dalle buone intenzioni. Collaborazione quindi e non competizione sterile. Le 5 parole che abbiamo messo come chiave di lettura del nostro contributo culturale che diventa politico andranno poi in altri momenti che poi vi annunceremo in dei laboratori programmatici che declineranno nella loro concretezza, nella loro articolazione queste parole. Terra. Chiaramente non voglio leggere queste 20 pagine, state tranquilli, ma di ogni parola voglio leggere 4-5 righe. Terra. La terra, inizialmente il contesto in cui si è gettati, indifferente alle nostre scelte e ai nostri desideri, poi via via si riempie di significati simbolici, cognitivi, emotivi e diventa la nostra terra, quella che contribuisce a darci un'identità, radici, dalle quali attingiamo forza e capacità di orientarci nello spazio e nel tempo. Va dunque definitivamente sconfitta l'idea della cementificazione del territorio, riemersa prepotentemente con il varo di un PPS non soltanto illegale, ma soprattutto dannoso. Lo sviluppo della Sardegna attraverso la valorizzazione delle sue bellezze ambientali non passa per l'edilizia, per di più in drammatica crisi. Pace. La Sardegna oggi è terra di pace? Vorremmo fortemente che così fosse, ma così non è. Dal momento che questa terra è attualmente violentata nelle sue viscere per bramosia di danaro. Guardate le miniere d'oro di Furtei. È storta la sua naturale vocazione agricola e di convivenza armoniosa con la natura per diventare la regione d'Italia più intensamente votata alla guerra nel suo territorio. Sapete, mi ricordava Polonesio, il 60% delle servitù militari dell'Italia sono nella nostra regione, il 60%. Una regione dove ogni giorno si sperimentano armi mortali, del tutto anacronistiche, che rubano le nostre terre migliori e le devastano, causando la contaminazione e la morte della natura, degli animali, degli uomini. Come non reagire alla militarizzazione della nostra madre terra, devastata da un'industria bellica che sottrae investimenti per politiche attive di pace? Come possiamo ancora sopportare noi sardi in un silenzio complice e responsabile verso le generazioni future le attività dei poligoni, le mancate bonifiche, le risorse economiche sottratte allo sviluppo culturale, alla scuola, alle politiche sociali, al lavoro? Come tollerare ancora altre spese, circa 20 miliardi di euro, nel folle piano di acquisto dei bombardieri F-35? E così via. Terza parola. In ogni parola sono tante le pagine che ho salvato. Istruzione. La persona umana non è un contenitore da riempire, ma una torcia da accendere
Grazie. Con gli stimoli delle conoscenze radicate in profondità e delle emozioni vissute come energie positive. L'istruzione è congiuntamente la causa e l'effetto di questo processo di accensione, la miccia che lo innesca e il risultato che esso produce. Alla politica dell'abuso e dell'occupazione del potere va sostituita l'idea nobile e originaria della politica come servizio per gli altri, in cui il termine potere riacquista il senso positivo, essere in grado e in condizione di fare con competenza, con dedizione. Lavoro. L'affermazione contenuta nell'articolo 1 della nostra Costituzione dice che la nostra Repubblica è fondata sul lavoro. È una delle più importanti caratterizzanti della nostra Carta. Fondare la Repubblica sul lavoro significa infatti porre il lavoro come unico strumento in grado di consentire a ciascuno di esprimere appieno le proprie capacità, dando così il proprio contributo alla crescita materiale e spirituale del Paese. L'articolo 1 della Costituzione è dunque da intendere in senso anticlassista, come espressione di un'idea egualitaria di società. Ciò che dà dignità sociale alle persone è solo il lavoro, e non, come accadeva nelle epoche più buie della nostra storia, l'attribuzione di privilegi di casta. Il lavoro, diceva Gustavo Zagrebeschi, è condizione inclusiva di cittadinanza. Non si può essere cittadini senza dare il proprio contributo alla nostra nazione attraverso il lavoro. Solidarietà. In una Repubblica veramente democratica ed egualitaria, i diritti fondamentali possono essere riconosciuti e garantiti solo se i corrispondenti doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale vengono pienamente assunti da parte di tutti nei limiti delle proprie capacità. Istituzioni politiche, formazioni sociali e singoli individui sono chiamati a realizzare il compito più importante e decisivo, la solidarietà nei confronti dei soggetti deboli, di coloro che si trovano in uno stato di sofferenza materiale e spirituale, affinché possano partecipare appieno al progetto di una società democratica e inclusiva che tutti siamo chiamati a realizzare. Per questo che dobbiamo riuscire, anche partendo dalla nostra regione, a superare le tendenze egoistiche, individualistiche, antisolidaristiche che si sono diffuse negli anni più profondi della nostra società. Dobbiamo avere il coraggio, proprio perché attraversiamo una fase della nostra storia difficile e sofferta, di restare ancorati ad una visione integra e solidale della nostra società. E infine, concludo dicendo, il nostro intento è ridare speranza e stimolare partecipazione e diventare sentinelle lungo tutto il percorso legislativo, creando un gruppo di garanti competenti su ogni azione, su ogni decreto, su ogni legge che il prossimo Consiglio o Presidente proporranno, sottoponendole prima all'approvazione dell'opinione pubblica, delle associazioni, dei gruppi, che con competenza, nell'ottica solo del bene comune, daranno il parere di cui i consiglieri saranno responsabili. Noi tutti siamo coinvolti. Non possiamo più stare a guardare dal balcone, rischiando incomprensioni, pettegolezzi, dicerie, consapevoli che senza contrapposizioni, senza dialettica, non possiamo metterci a servizio degli altri, nella forma più alta di carità che Paolo VI individuava nell'azione politica, come compassione, compassione a servizio del bene comune. Per questo ci siamo messi insieme i nomi che Ottavio Lita proponeva. Nessuno di noi ha intenzione di occupare posti di responsabilità istituzionale, ma vorremmo essere sentinelle, perché veramente si cerchi sempre il bene comune, iniziando non solo a parole, come tutti i politici dicono, dai più deboli,
ma effettivamente dando a tutti l'opportunità di rispondere, come diceva Carlo Marx, con le proprie capacità, con quello che ciascuno ha di competenze. Solo in una società solidaristica che tende ad accogliere tutti, ci realizzeremo tutti o ci perderemo tutti. Allora, con piacere ho rifatto il chierichetto dopo tanti anni, passando acqua a celebrare. Allora, entriamo nel merito di questa discussione. Guardate, vi prego di non costringermi a diventare autoritario, perché non lo sono nella vita, quindi perché non vedo perché dovrei diventarlo qui. Ah, ricordo che su ci sono dei posti, non so se ci siano ancora dei posti a sedere. In ogni caso si può seguire questa conferenza anche in video su nell'altra stanza, se volete. Allora, noi cominciamo, vi ricordo che in ogni intervento sì, c'è la disponibilità di 5 minuti. Questa è la tribuna 4+1, questa è la tribuna da cui ogni intervento verrà fatto. E perdonatemi se sarò estremamente fiscale. Allora, il primo iscritto a parlare è Antonella Casula. Leggo anche il PD, non so che ruolo abbia, ce lo dirà lei. Antonella Casula. Eccola qui, arriva. Ah, ecco. Visto che siamo sotto Natale, buonasera a tutti. Ho pensato di scrivere una letterina a Babbo Natale. Caro Babbo Natale, si avvicina il Natale e in questo momento di grande confusione politica mi manca tanto una figura che mi ha fatta innamorare della politica, mio babbo. È stato amministratore per tanti anni, in un'epoca in cui chi faceva il sindaco non prendeva nessun compenso. All'epoca lo facevano per amore, passione, per dare qualcosa di buono alla comunità. Insomma, si faceva una buona e sana politica. All'epoca non c'erano neanche i controlli, ma c'erano tanti soldi. E in quel periodo, chissà perché, venivano tutti utilizzati. Sì, non rubava nessuno, è vero, così dicono. Venivano utilizzati per la comunità. A volte erano loro che ci rimettevano di tasca, però la comunità andava fiera di quello che all'epoca gli amministratori facevano. Sono passati 40 anni da allora. Io oggi sono sposata con un sindaco che insieme a tanti colleghi tutti i giorni cerca di far sì che quei pochi soldi che lo Stato mette a disposizione vengano destinati per il bene dei cittadini dove loro amministrano. Lavorano tanto e spesso si dimenticano anche di tornare a casa. Oggi io sono qui per cercare di riprendere a far politica come si faceva un tempo, con passione, amore e rispetto per il bene pubblico, per cercare di risolvere i problemi che ormai ognuno di noi sta affrontando, per ascoltare chi ha bisogno e non farli sentire soli in questo momento di difficoltà, come diceva appunto anche prima Don Ettore, per far capire alle persone che fra qualche mese saranno chiamate a votare che non si può pensare ai politici solo come a quelli che con i soldi pubblici si pagano il matrimonio o si comprano la biancheria intima. Sono qui per iniziare un nuovo ciclo, spero, per soddisfare i bisogni che la nostra amata terra ha, per non permettere più ai costruttori di impadronirsi del letto dei fiumi per costruirci una palazzina, per poi vedere ogni anno quello che ormai stiamo vedendo in televisione o forse nel paese vicino a noi: morte, dolore e distruzione. Sono qui perché credo che si possano cambiare le cose, dimostrando il nostro impegno per il bene comune, per i nostri conterranei e per quelli che con orgoglio ci guardano dal continente. Oggi io sono qui per far sì che l'onorevole Pinco Pallo sia ricordato per aver bloccato il PPS di Ugueto e non per aver comprato con i soldi pubblici i regali agli amici per Natale. Sono qui perché voglio essere fiera del mio voto dato all'onorevole Pinco Pallo e di avergli fatto campagna elettorale.
pensando che questo onorevole, una volta eletto, possa decidere di devolvere una parte del suo stipendio per formare il ragazzo che vuole fare politica. Sono qui perché anche chi è sotto indagine in questo momento decida di farsi un attimo da parte, perché credo che siano gli organi preposti. Credo siano gli organi preposti a scagionarli. Tutti sappiamo che siamo innocenti fino a prova contraria, io sono sicura che loro lo siano, però in questo momento non stanno facendo una buona pubblicità a chi vuole militare bene in politica. Sono qui anche perché ho voglia di cambiare il modo di far politica, perché ci siano tanti don Ettore che danno fastidio a Michela Murgia, insegnandole che la politica si fa raccontando cosa si vuole fare, cosa si vuole costruire e non parlando male dell'avversario o di chi con esso si schiera. E questo avviene quando non si hanno argomenti più convincenti, spesso perché non si hanno gli strumenti per farlo. Ultimo minuto. Caro Babbo Natale, come avrai capito non ti ho chiesto il Rolex, ti ho chiesto di illuminarci a far sì che troviamo il coraggio di chiedere ai nostri compagni e a chi a breve chiederà la deroga del terzo mandato di lasciar spazio a qualche faccia nuova, senza sparire dalla circolazione, anzi, aiutando le nuove generazioni, guidandole in questo modo affascinante che è la politica. Io credo nel rinnovamento e credo anche che tutte quelle persone che oggi accusano sintomi simili ad orticaria e al mal di stomaco non si disinnamorino della politica e non decidano per l'astensionismo, o se proprio decidessero di farlo per dovere non siano obbligati a votare i grillini, che ancora tanto hanno da imparare in fatto di politica. Sono qui perché spero che i professori continuino a insegnare alle nuove generazioni e i dirigenti delle istituzioni vigilino sul buon funzionamento delle stesse. Sono qui perché sono convinta che in mezzo a noi c'è un nome che ci possa rappresentare e che possiamo spendere senza vergognarci e che, sono sicura, attraverso il lavoro fatto nelle pubbliche amministratori si potrà far sì che sia uno di noi, senza ricorrere sempre ai soliti nomi di cui francamente forse siamo tutti un po' stufi. Deve chiudere. Siccome sono stata brava, ti chiedo un ultimo favore, Babbo Natale. Mi presteresti la slitta e la renna per la campagna elettorale? Sai, la benzina costa. Grazie. Abbiamo deciso di alternare, diciamo, chi si dichiara dirigente di un partito con esponenti delle associazioni. Però qualcuno probabilmente ha doppi ruoli. Comunque, con questa logica, Angelo Cremone dell'associazione Sardegna Libera, ricordo scuso. Così si presenta. Sì, no, non così mi presento. Cioè, dal 90 la lista che i cittadini hanno deciso a Porto Scuso di mettere su si chiamava Porto Scuso Libera, poi è diventata a livello regionale con tanti amici Sardegna Libera. Vabbè, la precisazione non la conteggio, dai. Non la conteggio, dai. Però era d'obbligo, in pochi, c'era un amico saggio che mi diceva meglio stare in pochi e percorrere una strada giusta che in molti una strada sbagliata. Si sta anche bene, riusciamo a sentirci. No, questi concetti, terra, pace, istruzione, lavoro, solidarietà. Ma io vengo da un posto dove lavoro ne hanno dato tanto, solo che non hanno dato a misura d'uomo. Cioè, e non c'è stata neanche quella solidarietà verso quei pochi che si lamentavano perché si ritrovavano con il figlio che nelle vene invece di avere un sangue pulito avevano un sangue sporco. Quindi dove meglio di questa platea oggi si può cercare di dire e convincere che 30 anni fa a Porto Scuso nasceva un movimento di genitori preoccupati che voleva difendere la terra, la propria terra, la propria gente, cosa che dopo 30 anni, ancora ad oggi, stiamo a discutere. E non c'è neanche quella solidarietà, perché chi allora, dentro la fabbrica, perché non c'era Lega Ambiente, non c'erano gli indipendentisti, sto parlando di 30 anni fa, con rispetto di chi oggi finalmente parla di questi problemi qua, e dentro quella fabbrica chi alzava il dito per dire al proprio padrone guarda che tu stai avvelenando i fiumi, stai avvelenando la gente, e veniva cacciato come nemico dalla fabbrica dai propri compagni di lavoro. Allora questa questione l'abbiamo vissuta, solidarietà. Io ho perso il posto di lavoro per portare avanti questi concetti. Cioè, spero tanto che questo lavoro di cui parliamo poi sia a misura d'uomo, che non sia sfruttamento, perché ancora adesso vedo gli operai, i lavoratori che vanno davanti alla regione col caschetto a batterlo e che sono pronti in nome del Dio lavoro
a lavorare a livello di bestie, cioè non fa più, cioè si parla di un'industria, qui di un'industria dell'agroalimentare, l'industria del sole, delle energie alternative, ma quel paese lì è stato dimenticato da tutti, tutti, perché quando si arriva a vedere che ti falsificano le analisi del sangue dei propri figli, perché questo si sa, perché questo non me ne voglia qualche magistrato che è qui, qualcuno, qualche avvocato, ma quando si è arrivato a fare queste cose che tutti sanno, ma io vengo da una terra, si parla della terra, dove quello che è semini nasce avvelenato, e qual è la solidarietà? L'indifferenza uccide l'uomo, ma è l'indifferenza, siccome oggi Don Cannavera ha nominato, ha usato questa parola, è l'indifferenza che fa male. L'indifferenza uccide, uccide le persone che vogliono lottare contro questo, e a questo ci dobbiamo porre. Io mi auguro, non voglio stare ancora di più, risparmiamo il tempo, perché tanti concetti sono chiari. C'è veramente la volontà tra persone che poi saranno anche di un altro grado, non saranno lavoratori ma saranno intellettuali. Finalmente gli intellettuali, gli uomini di cultura, perché l'istruzione deve darci ai nostri figli la cultura. Io ho un figlio che si è laureato in filosofia, non gli è bastato, oggi fa il medico, si è preso una seconda laurea, perché gli dicevo: guarda, non fare come tuo padrone, come tuo padre, perché quello è padre e padrone, è un'altra cosa. Il padre e padrone, no, grazie a Dio, grazie a Dio. Poi il professore potrà anche vedere, verificare a Pisa di che cosa sto parlando. Però mi sono reso conto che non ha a questo punto bisogno di niente. Forse lo diceva Gramsci, la differenza tra il lavoratore e l'operaio e il padrone, che il lavoratore conosce il significato di 100 parole, il padrone ne conosce 1005, quindi sta tutta lì l'istruzione. Ecco, questi concetti, lottiamo per questi concetti, vi ringrazio e quindi rimaniamo a disposizione di tutti. Grazie. Grazie Angelo Cremoni, conoscendolo ha fatto un sacrificio straordinario, quindi grazie. Conoscendolo nel senso della facondia, della voglia di intervenire. Andiamo avanti. Francesco Ussenda del Partito dei Sardi. Questo tempo di arrivo non conta, è tranquillo. Si prepari Fernando Codonesi, un sindaco di Villa Pugliese. Intanto approfitto per correggere Cremone, che sarà d'accordo con me, ha citato Don Milani, ancora una volta un prete, e non Gramsci, diciamo, nel discorso che il padrone sa mille parole più di te, per questo lui è il padrone. L'aveva ripreso. Scusa, Franzi, chiedo a chi regola le temperature qua dentro, possibilmente o spegniamo il riscaldamento, apriamo tutto perché qui si sta morendo. Allora, bisogna aprire le porte, mi dicono come consiglio. Adesso, aspetta un attimo. Allora, prego. No, per favore, un attimo di silenzio, prego. Tanto, buonasera a tutti, e da parte del Partito dei Sardi un grande augurio a Terra di Pace e Solidarietà per il cammino che ha iniziato, che sta intraprendendo. Tra l'altro penso che non si possa scegliere simbolo migliore in Sardegna per un'organizzazione culturale e politica di un albero che cresce, di un albero che si protende verso l'alto, di un albero colorato come quello che avete messo nel simbolo. Dunque questo mi tocca profondamente, credo che sia di ottimo auspicio, di bellissimo auspicio. Io credo che sia difficile non convenire sui valori di cui stiamo parlando, di cui Don Ettore Cannavera con grande forza insomma ci ha parlato. Per noi il punto decisivo, credo che sia anche il motivo per cui siamo così in tanti qui, per cui siamo venuti con animo aperto al dialogo, sia come praticare i valori, cioè sia come realizzare ciò che sentiamo intimamente giusto. Perché ormai da troppo tempo, quasi come uno sport collettivo, sappiamo cosa non va, crediamo di sapere cosa bisognerebbe fare, ma non riusciamo a farlo. E non c'è nulla di più frustrante per l'uomo, diceva un saggio persiano,
che sapere molto e potere nulla. Appunto, la frustrazione, anche la rabbia sociale che percepiamo e che tutti sentiamo, il desiderio di un cambiamento, di una Sardegna diversa, il grande problema è come praticare questa diversità. Questo è, per noi è centrale. Comunque noi siamo qui per fare un passo, se mi permettete, oltre, cioè riflettere insieme su come poter dare a quelle cinque parole una concretizzazione. Anche perché non ci piace il moralismo di chi afferma i valori e non li pratica, che chiede agli altri di cambiare e non cambia, che sa giudicare gli altri ma non sa giudicare se stesso prima di tutto, non sa diventare testimonianza dei valori di cui si fa portatore. Allora per noi il punto è offrire alla Sardegna un governo di sovranità, di cambiamento, un governo che abbia la solidarietà, la moralità, la pulizia, lo spirito di servizio al suo centro. Come si fa questa impresa? Come si realizza questa missione? Chiaramente si realizza incontrandosi, parlando. Ha detto molto bene Don Canavera, in qualche modo ci ha richiamato la necessità di esporci in qualche modo ad un rischio, che è il rischio dell'incontro con l'alterità, dell'incontro con ciò che ancora non conosciamo. Beh, noi lo stiamo facendo, non è mistero, noi siamo un partito indipendentista, di un indipendentismo non violento, di un indipendentismo inclusivo, di un indipendentismo plurale, ma ovviamente abbiamo una visione della Sardegna, vogliamo costruire uno Stato in Europa, ma questo non ci porta a isolarci, a chiuderci o a pensare che questo cammino si faccia dicendo agli altri che sbagliano. Anche perché se ci crediamo davvero, questo cammino dovrà prima o poi coinvolgere tutti. Dunque siamo noi i primi che dobbiamo aprirci al nostro popolo, piuttosto che pensare di rappresentarlo in astratto. E quello che abbiamo fatto è questo. Con tante altre forze politiche abbiamo iniziato un dialogo, con Rossomori in primis, ma anche con Sell, con Centro Democratico, con altri amici indipendentisti. E oggi siamo qui perché crediamo che anche da qui arrivi, questa sala dimostra, un segnale forte di un'esigenza di un cambiamento reale da praticare insieme. E questo è rischioso, appunto, c'è sempre chi alza il dito, punta il dito, parla di tradimenti, parla di ambizioni di potere. Io credo, veramente non lo faccio perché siamo vicini all'evento, ma credo veramente da anni in una frase che disse Nelson Mandela, che la più grande ambizione di un uomo è vedere libero il suo popolo, vedere la sua terra libera. Allora pratichiamo questa libertà. Secondo noi, per esempio, il concetto di sovranità, cioè di un poter fare che viene praticato, che sposta anche gli orizzonti di ciò che è possibile, è ciò che oggi ci può unire in un'ipotesi di cambiamento e che dobbiamo accogliere veramente come quella giusta ambizione che i sardi hanno oggi di vedere una trasformazione della loro terra. Io vorrei veramente che pensassimo in questo momento, nel cammino che ci aspetta, cosa hanno fatto i sardi davanti all'alluvione. Non hanno aspettato che qualcuno gli risolvesse i problemi, si sono rimboccati le maniche e hanno risolto i loro problemi, hanno dimostrato che li sanno risolvere. Credo che appunto ascoltare anche il nostro popolo significa quello, significa renderci conto che forse siamo migliori di come ci siamo rappresentati, forse anche noi come politica dobbiamo dare un segno forte e un segno di coraggio. Grazie. Grazie a te. Fernando Dolomiti e poi Francesco Agus di sinistra. Dove si trova? Aspetta, te lo diamo. No, tieni. Bene, saluto naturalmente anch'io tutti quanti e riprendo direi da qui le cose dette adesso da Sedda e con qualche ulteriore, se vogliamo, riflessione almeno su qualche dato che credo che sia sempre utile come elemento di riflessione. Per esempio, quando Don Ettore appunto parlava della ormai inutilità della cementificazione, è certo che è inutile, perché solamente i dati del 2010 dell'Agenzia del Demanio certificavano
in Sardegna ben 111 milioni di metri quadrati di edilizia residenziale, equivalenti a 65 metri quadrati, dico 65 metri quadrati, per ogni abitante di questa terra. E però questo non basta, noi dobbiamo riflettere molto sull'evento che ha colpito la Sardegna ora, avendo una consapevolezza: l'alluvione in sé per sé ha rivelato una grandissima fragilità del territorio, però ha messo in evidenza grandissime corresponsabilità di tanti, non solo dei politici, ma di tutti quelli che hanno vissuto, hanno usato ed abusato questo territorio, e in primis quindi una riflessione che dobbiamo fare tutti quanti anche al nostro interno, perché altrimenti è troppo, troppo comodo sempre sparare sul solito politico di giunta. Siamo anche noi corresponsabili, così come Cremone quando parla di Porto Scuso, certo che parliamo del Sulcis Iglesiente. Altro che se ha ragione quando si parla di quel tipo di lavoro, perché è un tipo di lavoro che qui è un dato significativo che può essere confermato da lui, ma basta un attimo considerare tutto ciò che è pubblicato dal Ministero della Salute. Parlo del dato sullo zinco, per esempio. Sapete qual è il limite, la soglia che è certificata come accettabile della presenza dello zinco nelle acque? 35.000 metri cubi per litro. Sapete quanto se ne trova a Porto Scuso? 3 milioni e mezzo, non 350.000, 3 milioni e mezzo. Questi sono i valori, cioè i valori di un inquinamento terrificante, a fronte del quale ragionare sulle nanoparticelle di cui ci siamo occupati a Quirra, nel poligono di Quirra, veramente fa sorridere. E veniamo appunto alla coniugazione allora del termine pace con le servitù militari e soprattutto con quello che diceva Seta, cioè come si fanno queste cose? Come si può parlare di sovranità di là da raggiungere? Certo, a livello di governo sì, però alcune cose le possiamo fare. La realtà è che moltissime volte io ho visto la rinuncia ad un'etica della responsabilità che deve caratterizzare tutti i sardi. E nell'esercizio di funzioni pubbliche, quando si diventa amministratori, però dico sempre, anche nel nostro stesso lavoro. E allora, per esempio, parlare di pace, parlare di territorio, di fragilità, eccetera, vuol dire anche che dobbiamo assolutamente superare le servitù militari nella loro globalità, dobbiamo dire, se siamo persone coerenti con lo spirito della Costituzione, che esercitare la pace vuol dire assolutamente bloccare gli acquisti, per esempio, che si fanno adesso di questi bombardieri F-35, peraltro sono i bombardieri, badate, più inutili del mondo. Soprattutto c'è una follia, perché noi non conteremo nulla sul dominio del software, l'intelligenza dell'aereo sarà totalmente in mano agli americani. Veramente c'è una follia anche da un punto di vista strettamente militare, per questo bisogna proprio dire no a tutti i livelli. E in Sardegna, oltre al fatto che non abbiamo assolutamente più bisogno di queste servitù militari e vanno superate, semmai utilizziamo quelle risorse per mettere in sicurezza il nostro territorio. Un minuto. Perché assolutamente, lo uso solamente un minuto tranquillamente, questo territorio qui può essere utilizzato anche con tutte quelle risorse che sono destinate all'economia delle armi, all'economia degli armamenti e soprattutto magari anche riutilizzando quelle stesse forze armate che avrebbe molto più senso cercare di riconvertire proprio verso un'economia di pace. Tutto questo può essere fatto anche con una seria politica della prossima legislatura regionale. Per segnalare uno splendido libro che Fernando ha scritto e che è in distribuzione in questi giorni ed è proprio su questo problema delle servitù militari. Ripresentiamo. Sì. Francesco Agus, sono messo avanti per lavoro. Sei gente di Città di Libertà, apprezziamo il conteggio. Hai utilizzato l'annuncio per fare spaventamento e poi parlerà Giuliana Mura che fa parte del gruppo promotore di questa iniziativa. Assolutamente, io ringrazio Don Ettore e i componenti dell'associazione per l'invito e per aver organizzato un'iniziativa di dialogo e confronto. Ringrazio anche perché c'è un bisogno viscerale di dialogo e confronto all'interno di quello che è l'unica possibilità vera di superare questi 5 anni drammatici di governo Cappellacci. L'unica possibilità si chiama centrosinistra
E sono iniziative come questa che arricchiscono e rendono ancora più e rendono competitivo e credibile la coalizione di centrosinistra. Oggi mi sento tra amici e tra compagni, con molti condivido la tessera e la militanza, con altri soltanto le idee, che sono quelle che Don Ettore ha ben esplicitato nel suo intervento e che secondo me devono costruire, se ancora non lo fossero, l'architrave, la spina dorsale della nostra coalizione. Ho insistito attorno a questo tema perché non voglio essere ambiguo. Non credo che oggi sia fondamentale dirci tra noi delle belle parole, parlare di belle cose, se non abbiamo poi la reale possibilità di metterle in pratica e di concretizzare queste idee nel futuro della Sardegna. D'altronde è quello che ci chiedono ed è quello che il nostro partito, il mio partito, ma anche altri partiti del centro-sinistra hanno con forza ripetuto nei mesi scorsi. L'atteggiamento che vogliamo avere e che mi fa piacere che anche appunto in questo incontro ci sia è quello di praticare dei doverosi lavori di restauro nella casa che abitiamo. Non c'è la voglia di abbatterla, non c'è la voglia e la necessità di cercarne un'altra a tutti i costi. È casa nostra e c'è necessità di un restauro, e su questo voglio essere ugualmente chiaro. Pensare che il problema della politica di oggi sia quello legato agli scontrini, ai buoni benzina, ai ladri di maialetti, significa non aver compreso qual è il reale problema della politica sarda di oggi. C'è un generale decadimento dell'impegno verso la cosa pubblica, c'è un generale decadimento del ruolo dei partiti all'interno della società, c'è una generale sfiducia verso chi si occupa della cosa pubblica. Occorre ripartire e occorre farlo nella maniera più aperta e trasparente possibile. Ben vengano iniziative come questa, aperte, alla luce del sole, lontane da quei tavoli e da quelle stanze piene di fumo, lontane dalla gente e vicine a cose che nessuno più capisce. Dico e concludo, voglio farla breve, voglio lasciare spazio al dibattito. Pensare che il problema siano i ladri di maialetti significa non aver colto qual è il problema viscerale della politica sarda oggi. Il problema è che da alcuni protagonisti della politica regionale, da alcuni di quelli che hanno deciso delle nostre sorti negli ultimi anni, dobbiamo augurarci che si limitino a rubare maialetti e che non provino a pensare neanche per un secondo al nostro lavoro, alla nostra pensione, alla nostra casa, al futuro della nostra terra, al nostro territorio. Che si limitino a rubare maialetti, che si limitano a rubare penne, che si limitano a rubare orologi. Sì, ovviamente, secondo, era, però, e dai, era ovviamente una provocazione. Voglio dire che i danni che si stanno facendo in questi 5 anni, cioè pensare che i danni che si sono fatti in questi 5 anni siano quelle 4 cose che sono uscite sui giornali, significa avere le fette riconosciute davanti agli occhi. E significa che il nostro obiettivo non può partire da quelle piccole cose, perché sono davvero piccole, che non cambiano il risultato, che non cambia il futuro delle persone che invece noi vogliamo cercare di costruire nei prossimi 5 anni. L'appuntamento che avremo tra qualche mese, quello delle elezioni regionali, non sarà un appuntamento elettorale come tutti gli altri. In quell'occasione decideremo anche se alcuni di noi sardi avranno la possibilità di costruire il loro futuro in quest'isola o dovranno farlo altrove, e dovremo farlo senza ipocrisie, perché come diceva Don Mirani è inutile avere le mani pulite se si tengono in tasca, e io voglio provare a fare qualcosa di buono e voglio provare a migliorare la vita dei miei corregionali, dell'isola in cui vivo, in cui voglio costruire il mio futuro, almeno di un po'. Ok, grazie. Ma voglio provarci insieme a voi.
dispiace, ripeto, ma è per rispetto di tutti quanti. Prego. Ecco Giuliana Muda, che arriva da Sassari, ha fatto un lungo viaggio, e poi si prepara il Salvatore Lai, che io ricordavo dirigente dell'Italia dei Valori, ci dirà lui che cosa dirige. Sono spariti i valori, sono persi per strada. Allora, buonasera, io non vorrei parlare di politica, ma vorrei parlare soltanto della mia esperienza di cittadina, di appartenente a un gruppo giuridico che si chiama Norberto Bobbio e che è composto da cittadini, da docenti, da insegnanti, magistrati, avvocati, ed è stata l'occasione per cui ho potuto conoscere persone splendide come Michele, come Don Ettore, come tanti altri. E vi vorrei parlare del significato profondo delle parole che noi usiamo tutti i giorni con i ragazzi. Oggi in una radio in cui ho potuto trasmettere, ho mandato in onda i Simple Minds Mandela Day e molti mi hanno detto: ma perché tutti questi posti di commozione in un'Italia, in una Sardegna, in un mondo così razzista? Allora io ho pensato all'episodio di Lampedusa, alla commozione che ha creato in tutti noi, ed ho pensato invece quanti eravamo, quanti amici, compagni, sorelle, fratelli che raccoglievamo le firme per l'Italia sono anch'io, quanti eravamo. Voglio parlare del significato delle parole, chiamare extracomunitari dei cittadini, dei miei cittadini amici, che quando c'è stata l'alluvione sono stati i primi a chiedermi, gli amici senegalesi e non solo, se avevamo bisogno d'aiuto. Sono stati loro, sono stati quelli che un giorno noi chiamavamo poveri e invece sono adesso poverissimi, ma che noi chiamiamo indigenti, perché ci nascondiamo nel significato delle parole. Quelli che un giorno noi chiamavamo padroni adesso sono diventati datori di lavoro. Io vi dico questo perché ho avuto la possibilità di avere una laurea in giurisprudenza, di esercitare tutti i giorni un diritto e di imparare. Io quello che vorrei dire è che sono qui perché questo significato dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 2, di superare l'ostacolo economico, politico, sociale, razziale, a che siamo veramente tutti uguali come persone, come esseri umani, possa diventare concreto. E quindi io ho risposto che il Mandela Day, io e noi, lo vogliamo vivere tutti i santi giorni, e dopo che mi sono commossa profondamente, indignata, voglio partecipare attivamente come cittadina, come essere umano, insieme a miei fratelli, sorelle, amici, compagni, a progettare in maniera concreta questo futuro. Non voglio più sentire parlare di colpa mia, colpa di destra, colpa di centro, di sinistra. Voglio sentir parlare, imparando dai nostri ragazzi nelle scuole, di responsabilità. Di responsabilità per tutti noi, per questo signore qui vicino che nel 1970 scrisse tutti i giorni con i disoccupati nelle fabbriche e nella terra lo statuto dei diritti dei lavoratori, un articolo 18 che oggi tutti i giorni in concretezza viene violato. Non è un problema di legittimità costituzionale e incostituzionale, è un problema di viverla tutti i giorni, la Bibbia, il Vangelo, la solidarietà e la nostra Costituzione, in maniera concreta, andando nelle scuole, nell'isola dei cassaintegrati, noi che abbiamo perso a Porto Torres l'ambiente. Sapete i processi che ci sono a Porto Torres per i veleni nascosti? Gavino lo sa, Gavino adesso se n'è andato, lo sappiamo tutti. Allora, la magistratura, l'avvocatura, gli insegnanti, i cittadini, siamo tutti i giorni vicino e attivi a questo problema. Ed io oggi vi voglio ringraziare perché siamo tutti insieme a, non a celebrare, ma a vivere questo Mandela Day. E vorrei anche prossimamente potervi vedere non soltanto in questa virtualità
di mail, di PC, di computer, ma vi vorrei vedere e incontrare e abbracciare continuamente in un progetto comune, vi vedrò tutti i giorni per un futuro insieme. Grazie, carino. Salvatore, dai. Ma ringrazio. No, dici anche, poi diceva sempre così. Poi lo diciamo alla fine. Ringrazio Don Ettore Cannavera, la sua associazione, per questa importantissima occasione che ci viene offerta e soprattutto per una dichiarazione di impegno a farsi carico di un'azione, direi così, di stimolo, di coordinamento in relazione a tante forze vive, organizzate o meno, della società sarda. Credo che siamo qui spinti almeno da due questioni. La prima, viviamo tutti la tragedia di una situazione sociale, di processi di emarginazione, di una crescente povertà e di un mondo in cui il valore del denaro, come dice Papa Francesco e diceva Ettore, hanno acquistato la centralità, in cui i ricchi diventano più ricchi e i poveri diventano più poveri. E quindi il trovarsi non è solo dirsi queste cose, trovare una un modo di intendersi e di vedere cosa fare, ma anche la necessità di uscire da una situazione di isolamento, di individualismo, di parzialità e trovare la possibilità di un terreno comune. La seconda cosa che avvertiamo in modo drammatico è che chi in fasi storiche come queste dovrebbe affrontare questi problemi drammatici è totalmente inadeguata, e parlo della politica e parlo delle istituzioni. Qui non siamo per distruggere ciò che viene organizzato nella politica, nessuno vuol puntare il dito, ma non vi è dubbio che quando una politica gode del 5% del consenso dei cittadini c'è qualcosa che non quadra, e siccome buona politica e buone istituzioni possono dare risposte alla tragedia di questa terra e alle tragedie più in generale del mondo, dobbiamo lavorare a buona politica e a buone istituzioni. E allora io credo, al di là di ogni discorso sui maialini, che non banalizzerei, che la questione di partenza è la questione morale. La questione morale, badate, non è una semplice questione, una fisima di giustizialisti, è semplicemente dare risposta a quei cittadini che vivono quella crisi drammatica, una risposta che è impossibile dare, per cui nostri eletti lautamente pagati alla fine per una gran parte finivano, da quello che emerge dalle indagini, da quello che emerge è per arrotondarsi lo stipendio. E allora come si può dire ad un cassa integrato, a una persona che non ha lavoro, a una persona che non ha di che vivere, che i propri rappresentanti si portavano via quelle poche risorse che potevano servire per cambiare la propria condizione? Com'è che noi, se non poniamo la questione morale in questi termini, possiamo riprendere quel problema del consenso della politica dei cittadini? E per dirla brutalmente, senza condannare nessuno, se sul serio vogliamo essere seri, chi è dentro queste situazioni deve fare un passo indietro. Deve dimostrare che il bene pubblico viene prima del proprio interesse privato. Questa è la prova per dimostrare. Nessuno è fondamentale e essenziale. Certo, la questione morale non si ferma alla semplice questione giudiziaria, come la intendeva Berlinguer, l'occupazione sistematica del potere. Erano persone incompetenti dentro cariche pubbliche delicate e importanti. Era la spartizione in nome della clientela. Anche questo deve essere parte di un progetto di cambiamento della politica. Un minuto, chiudo. L'altra cosa rilevante è che certamente nessuno di noi è così sprovveduto da pensare che un progetto per la Sardegna si fermi alla questione morale. E qui queste pagine bellissime in cui si esalta il ruolo della Costituzione italiana, direi anche le parti positive dello Statuto Sardo, ci dicono che oggi dobbiamo batterci per la dignità delle persone. La dignità passa attraverso un discorso di riconoscimento di diritti, di lotte per i diritti,
di una Sardegna nella quale sul serio lo sviluppo non debba fare mettere in discussione la salute delle persone, la qualità dell'ambiente. E allora, concludendo sul serio, sarebbe sbagliato se noi finalizzassimo questo lavoro, questo nostro riunirci, semplicemente a un appuntamento elettorale. Dobbiamo dargli un respiro più lungo, ma non vi è dubbio che c'è un passaggio elettorale. E in questo passaggio elettorale noi tutti dobbiamo essere protagonisti per, in nome della buona politica, in nome dell'interesse pubblico, in nome di una Sardegna nella quale i valori della dignità della persona, dell'integrità del territorio, di un modello di sviluppo alternativo si affermino, e io credo che ci siano le condizioni per farlo, superando l'altro limite della politica, che è il chiudersi in se stessi e fondamentalmente pensare che dalle stanze del potere si possano usare le cose. No, oggi c'è bisogno di un coinvolgimento ampio dei cittadini, che devono non solo vigilare ma contribuire a dire cosa va fatto. Grazie. Io un po' scherzo, però è vero che uno dei frutti della grande crisi della politica è il rimescolamento, diciamo, delle forze in campo, cioè scompaiono partiti, ne nascono altri, ne nascono associazioni. Quindi, voglio dire, è bene che ognuno si presenti anche per capire un po' chi siamo. Adesso vi prego. Non l'ho fatto. No, basta scherzare. Sei perdonato. La mia posizione, sapete qual è, però. Sei perdonato per quello che hai detto. Dato la parola a Silvano Tagliagambe, che è un altro dei promotori di questa iniziativa, seguirà Roberto Cappelli, responsabile, allora, dirigente del Centro Democratico del Mondo. Abbiamo il cortile di casa nostra e noi abbiamo fatto così, abbiamo incominciato nel cortile di casa nostra. La Sardegna è colpita al cuore da una forbice, questa forbice che si allarga sempre di più significa crescente dispersione scolastica. Questa forbice che si allarga sempre di più significa numero sempre più basso, percentuali sempre più bassi di diplomati e di laureati rispetto al resto del paese e rispetto all'Europa. Questa forbice che si allarga sempre di più significa numero crescente dei NEET, dei ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in formazione professionale e che un calcolo dell'Istituto Europeo ha quantificato in 700 milioni di euro l'anno di mancato PIL. Ai miei tempi si giocava alla morra cinese e per sconfiggere la forbice ci voleva un sasso. Questo sasso di cui abbiamo bisogno per sconfiggere la forbice è l'esigenza di non andare col cappello in mano a chiedere agli altri come si chiude questa forbice e di dare un significato. Questo sasso significa, come c'è scritto nell'ultima pagina del nostro documento, esigenza di riappropriarsi del proprio destino. Ed esigenza di riappropriarsi del proprio destino significa, come ha detto Ettore, mettersi in condizione di farlo, rivendicando i poteri che servono per farlo. Allora, questo sasso, chiamiamolo come vogliamo, non mi interessa il nome della parola, sovranità, sovranismo, indipendentismo, ma di questo sasso abbiamo bisogno per sconfiggere la forza. La grande distribuzione non parla nessuno. E si prepara Pietro Maurandi, che si presenta per l'associazione La Sinistra. Buonasera e grazie Don Ettore, grazie a voi di aver organizzato questa silenzio, di per favore, incontro e di confronto. Io mi permetto di, non voglio andare assolutamente controcorrente, però voglio dire, non c'è niente che non è condivisibile di tutto ciò che si è detto, ma facevo un po' di memoria e non conosco un politico o un partito politico che dica qualcosa di diverso da quello che si sta dicendo qui oggi. Il problema io credo che sia la autorevolezza e credibilità di chi lo dice, e in questo sicuramente è centrato il chi porta avanti questo modo di confrontarsi, questo modo di disegnare la Sardegna, questo modo di disegnare i Sardi.
E io credo che in 5 minuti sia molto difficile addentrarsi nei 5 punti, anzi bisognerebbe aggiungerne gli altri, posso andare per titoli. Si è dimenticato il merito e la meritocrazia, l'istruzione che viene prima della cultura, perché vanno di pari passo, cambiamento etico e morale della società, non solo della politica, perché vedete, noi abbiamo sempre eletto nella nostra Sardegna, grazie a Dio, con delle leggi elettorali che prevedono le preferenze. Abbiamo sempre scelto i nostri politici e un po' tutti ci siamo dati da fare per scegliere quello che ritenevamo migliore. Ma è vero questo? Io credo di no. Vedete, da noi prevale l'idea che il buon politico sia quello che riesce a risolvere più casi singoli rispetto ad un altro. E un po' tutti, vedo diverse facce, ci si sono battuti per cercare di fare qualcosa di più dell'altro, ma ha sempre prevalso quel buon politico che in maniera clientelare risolveva il problema di Lucia, di Antonio, di Pasquale, del figlioccio, del cugino, dello zio, di qualcun altro. Non è un buon politico quello che non viene ricordato che ha proposto una legge per tutti, un regolamento per tutti, che ha fatto delle scelte per tutti. È un buon politico quello che capisce l'attenzione di tutti e che dopo, girato l'angolo, riceve per dire dimmi qual è il tuo problema e lo risolvo. E questa è la politica che abbiamo fatto oggi, fino ad oggi. Allora è chiaro che bisogna parlare di morale, di etica, della società, non solo della politica. La politica sta dando il peggio di se stesso in questo momento. E io credo, al di là di casi limite, che i problemi vengono fuori oggi, ma sono vivi dal 1948 quei problemi. Non sono di oggi, sono di sempre. E solo ora vengono fuori perché dei casi limite decisamente indegni e non da portare ad esempio stanno venendo alla luce. Allora io credo che bisogna avere rappresentanze autorevoli per far sì che la Sardegna nel confronto con lo Stato faccia valere i suoi diritti, chiamiamoli come si è detto, come si vuole, sovranità, ma non possiamo chiamarli genericamente in un modo, perché io per esempio sono perché si attui il grande potere di autonomia che è derivato dallo Statuto, che ancora oggi non è stato applicato. Abbiamo fatto dei grandi errori, io ritengo un errore la modifica dell'articolo 8 dello statuto che ci carica l'intero costo della sanità sarda e dei trasporti. Abbiamo fatto degli errori nei piani paesaggistici anche passati, dove abbiamo sì tutelato il territorio, ma abbiamo fatto sì che la singola persona possa decidere la deroga con le intese, ed è sbagliato anche quello. Io sono per la rivalutazione dell'edilizia, ma a consumo di territorio zero. Ristrutturiamo, rigeneriamo, buttiamo giù quello che abbiamo sbagliato. Non sono solo i palazzinari che hanno fatto le case sui fiumi, ma sono anche i singoli che hanno chiesto al sindaco autorizzami la casa sul fiume. Anche questo è un errore. E il sindaco è in una fase di debolezza perché ha la comunità contro, ha la comunità che gli dice se non me la autorizzi ti faccio saltare la macchina, e anche questa è cultura, la chiamiamo cultura, non la possiamo chiamare cultura. Allora iniziamo dai nostri giovani, insegnando fin dall'inizio che deve prevalere il merito, perché noi ai giovani li tuteliamo soltanto col merito, e concludo, quindi un cambio della classe dirigente è obbligatorio. Io sono compromesso nei rapporti, sono compromesso in tanti modi, per cui dobbiamo cambiare, parlo di me, non parlo di nessun altro. Cambiamo anche la dirigenza e i burocrati della nostra regione, che sono i veri padroni della nostra regione, che hanno messo all'angolo la politica, per cui cambiamo prima noi per poter cambiare gli altri. Noi non abbiamo potuto fare un elenco illimitato di parole, quindi per precisare anche perché le 5 parole guida poi hanno dei sottotitoli nei quali fare rientrare tutte le altre parole a cui tu fai riferimento, non l'ultima questa straordinaria della cultura diffusa, che però, se mi permetti, il primo esempio cattivo, pessimo, lo prende dai dirigenti,
Allora, se quei dirigenti insegnano la furbizia, il cittadino impara la furbizia invece che rispetto alle regole. Questo è il problema, e infatti dobbiamo andare di pari passo, ecco perché serviamo come associazione che opera nella società, prima ancora dei livelli istituzionali. Siccome noi ne abbiamo già parlato, no, ma era giusto che lo sapessero anche gli abbiamo già parlato da anni. Allora, Pietro Maurandi, associazione della sinistra, lo seguirà Bustiano Concorsi, coordinatore di Sardegna Nazione. Sì, io saluto positivamente la nascita di questa associazione per la forte connotazione di moralità politica. Silenzio, per favore. Che è in forma, ma quello che ho sentito. Perché io ritengo che la questione morale sia la questione centrale nell'Italia e nella Sardegna di oggi. E non per ragioni moralistiche, ma esattamente per ragioni politiche. C'è l'idea diffusa fra i cittadini che i partiti e i politici siano tutti uguali e che siano tutti ladri. E questa idea non è caduta dal cielo, ma è alimentata, è stata alimentata da atti e da comportamenti accertati, salvaguardando quelli che sono innocenti naturalmente, ma i colpevoli ci sono. Quelli che rubano i maialetti, che non si devono rubare neanche quelli. Guai, e quelli che rubano. Intanto è uscito almeno quello. Perché è stato scavato in questo modo un abisso fra i cittadini e le istituzioni. E questa, l'abisso fra i cittadini e le istituzioni, il livello raso terra che hanno i cittadini delle istituzioni, il concetto che hanno delle istituzioni, è la premessa alle peggiori avventure. Io credo che sia a rischio la democrazia nel nostro paese. Credo che sia a rischio perché siamo aperti con la crisi economica che attanaglia milioni di persone, siamo aperti alle scorribande dei peggiori avventurieri. È già successo in Italia e non una sola volta. E allora, per colmare l'abisso, servono atti, scelte forti e chiare che cancellino quell'idea diffusa che non si cancella con le parole, ma si cancella con i fatti. Bisogna risalire la china, bisogna tenere conto che la questione morale è formata, io credo, di due aspetti. Il primo aspetto sono le indagini, che hanno per oggetto, è bene averlo chiaro, l'uso privato di soldi pubblici. E allora questa è la prima questione. Per i singoli vale sempre la presunzione di innocenza, ovviamente. I singoli se la vedranno con i magistrati e con gli avvocati e vale sempre la presunzione di innocenza. Ma per la politica e per le istituzioni è urgente allontanare da sé il sospetto. E allora coloro che sono coinvolti nelle indagini devono fare un passo indietro. Anche quelli che sanno di essere innocenti, fino a quando non riusciranno a dimostrare, io spero, di essere innocenti. Perché se non si fa questo, l'atteggiamento dei cittadini rimane quello. Siete tutti uguali e tutti ladri. E la democrazia è a rischio. C'è un secondo aspetto della questione morale. Ed è la delimitazione e la definizione delle alleanze. Un conto è discutere, confrontarsi, trovare consonanze, trovare linee comuni. Altro conto sono partiti che ieri stavano con il centrodestra e domani vogliono stare con il centrosinistra. Se ho fatto bene i conti, il Partito Sardo d'Azione, giusto per non parlare senza nomi, per 20 anni si è collocato nel centrodestra. Allora anche questo crea problemi e confusione e incomprensione. Avrò sbagliato i conti, 10 anni, benissimo, 10 anni. C'è stato perfino un dirigente del Partito Sardo d'Azione che si è candidato con la Lega Nord. Io questo me lo ricordo. Sì, concludo. Allora, anche questa fa parte della questione morale, perché è incomprensibile per i cittadini. Allora, io sono interessato a quello che succede nel cosiddetto tavolo del centro-sinistra.
Io sono andato al tavolo del centro-sinistra, ho detto queste cose, non sono state troppo apprezzate e devo anche dire con grande rammarico che ho l'impressione che non siamo state neanche comprese, non solo non apprezzate. Allora io credo che noi dobbiamo... Forse sono state troppo comprese. O forse sono state troppo comprese, tu sei troppo maligno, io sono più... meno maligno di te. Non si salvava. Allora, io credo che l'alleanza di centro-sinistra va risanata e ricostituita, rimuovendo innanzitutto i due aspetti della questione morale, e questa naturalmente è la condizione non sufficiente, ma è la condizione assolutamente necessaria per definire una piattaforma programmatica che sia prima di tutto credibile. Guardate che i cittadini non leggono i programmi, guardano le facce e guardano le storie che ci sono dietro le facce, prima di tutto. Poi bisogna fare i programmi, ma per essere credibili i programmi devono camminare sulle gambe di gente che si presenta con la faccia senza sospetti e senza giudizi. Grazie. Senso. Senso. Grazie. Grazie. Ecco, composto che si avvicina. E poi parlerà Maria Arezzo. Un saluto a te. Allora, silenzio per favore. Parlo in italiano. Bravo. Allora, mi rimando mi domando, questo evento dei nostri, questa è una gente che anche io quando parlo in Catalogna non capisco il catalano, loro continuano a parlare in catalano. Allora, questo evento, qui ringrazio Don Cannavera, chi da quanto tempo sa come spare della marcia e sapacche. Mi domando, questa è una sintesi della cultura politica sarda o è una sintesi della cultura politica italiana? Questo è importante, questo. Perché se è una sintesi della cultura politica sarda, danno deve travagliare per un'alternativa reale. Se è una sintesi della cultura politica italiana, è un correttivo della politica che ha governato in Asaoia. Che ne stare a dividere bonus e malus, ho chiesto una divisione che stava ormai insomma pur obsoleta, insomma, cioè a Saino e poi su disastro probabilmente che vivendo in questa terra non è né risultato di un tipo di governo né di un altro, ma è del suo sistema complessivo che ha governato in Asaoia. Ecco poi il testo importante su chi deve decidere di quale cultura politica fa che parte questo evento. Lo scorrettivo non governano, governano le alternative. Cioè noi non possiamo andare, andiamo sul governo, pensiamo che questa assemblea di oggi create un prodotto politico in grado di governare. Ma si è andata a correzzare, e schimo benissimo che lo scorrettivo sono coadiuvatori, cioè potene narreschinono o chiembo a suo impulso chi è mettiti chi è governata bene. E tanto noi siamo in questa istanza un correttivo o un'alternativa. Noi siamo travagliando, però vorrei creare un'alternativa chi ha vero define a su chi è stato Vinasaoie sul governo del suo disastro. Lo sistema, chiamiamo lo sistema del suo disastro. Che se andiamo già da innanzi, in questa maniera non andiamo a loro. Ed è importante che lo decidiamo. Che se decidiamo di diventare un'alternativa, tanto dobbiamo avere le gabbie politiche e diventare zente. Dobbiamo tornare a domo. Dobbiamo tornare a domo con il dimandare che si può fare con questa terra. Che solo se noi saperemo la gabbia, non liberiamo la conca e potremo elaborare modelli sociali, politici, economici che usano codici di costruzione diverso. Se no torniamo a costruire la stessa cosa che abbiamo costruito fino a oggi.
tutto questa sparaola che bisogna dentro di questo documento che mi incappolessi impressa, ma ormai a Don Cannavera intendo sempre su Pinara già sull'intervento schiacchia di San Marcia della Pace, tutto questa sparaola comente la scosimo già pare intro de cale sistema la scosimo già pare. Guardate bene che sono parole belle al massimo de comente noi la mischiamo su otteniamo il prodotto diverso. Bene, io penso di aver già nato su chi è sul concetto base del suo pensamento mio e so a disposizione e bisogna scomente organizzazione politica di questa assemblea, di questa sintesi culturale politica si è stabile un'alternativa fuori da questa gabbia e ha su coraggio di presentare comente sistema alternativo, non comente correttivo di un altro sistema. Bravo, bravo. Maria Luigi, che rappresento? Poi, ecco. Per chi? Alla signora un'imprenditrice, l'ho conosciuta nella precedente riunione. E poi Michele Pinas, parlamentare di sé, che sarà breve perché già Agus ha parlato. Ma è stato breve anche Agus. Siamo a breve. Allora. Silenzio, prego. Vorrei fare un piccolo appunto all'ultimo relatore. Chi Deo Cristiano si dono reso sicuramente non mi comprende. Ma no, ma siamo italiani, se vai in Francia. Andiamo al sodo delle questioni. Andiamo al sodo. Andiamo al sodo. Per favore silenzio. Siamo qui. Ecco, allora dicevo, voglio dire, siamo qui riuniti praticamente nella casa di Dio, diciamo, in una chiesa, quasi. E mi viene da dire Dio mio, perché ci stai abbandonando? Non nominavo in vano. Cento volte, cento barrita. Mettiamoci d'accordo. Allora, il problema qui, io mi sono iscritta a parlare per dire due cose. Sono troppo preoccupata. Io ho a che fare con molte persone disperate. Disperate a tal punto che non riescono a comprare il pane per i loro figli, e quindi io sono qui per fare una proposta, me la sono scritta, vediamo un po'. Allora, mi sono allora, queste persone disoccupate sono arrabbiatissime, sono tutte quelle che sono disposti a, per un pezzo di pane, a reagire in maniera cruenta, molto cruenta, a tal punto che chi stava lavorando e aveva un picco in mano mi ha detto: sarei disposto a certi politici a prenderli a picconate. E tu cosa gli hai detto? Ma avete capito in che mondo stiamo vivendo? Altro che solidarietà e moralità. Allora io ho avuto quest'idea, ho visto molte facce conosciute, molti politici e molti, tutti noi conosciamo dei politici. Allora io vorrei suggerire una cosa: perché non ci facciamo carico ciascuno di noi, come ha detto qualcuno, che tutti noi siamo politica e dobbiamo fare politica per aiutare gli altri? Ma dobbiamo metterci questa... Come una cosa che ho letto da poco, uno che si procurava tanto di quel terreno con grande fatica, alla fine le è venuto un infarto ed è morto. Allora, perché ha accumulato tutti questi beni? Quindi io questa proposta che voglio fare è questa: ma perché ognuno di noi non propone ai politici vecchi a ciò che hanno fatto e rubato anche con il semplice stipendio da nababbi,
Ecco, proponete che rendano almeno il 50% di ciò che hanno preso prima ingiustamente, che lo rendano e che lo diano a usarlo per dare a questa gente disperata. Tutto questo, ho finito. Grazie Maria. Michele Tiras si prepara poi Carlo Ciotti di articolo 21. Ci terrei a dire che per quanto orgogliosamente anche diciamo facente parte, dirigente, rappresentante istituzionale di una forza politica della sinistra, vorrei parlare a titolo personale perché mi sentirei in questo consesso un po' più libero di esprimere la mia idea e mi sento più organico a questo esperimento, a questo laboratorio che ho seguito con interesse dall'inizio. Non è mistero la mia opinione, diciamo anche fatta pubblica, resa pubblica, su quello che pensavo potesse essere la marcia del campo dei democratici, dei progressisti verso le elezioni regionali in un clima così terribile come quello che viviamo in questo paese. C'è un quotidiano locale che, presentando questa iniziativa in una breve, oggi ha scritto: si riuniscono i ribelli. Bene, visto che Don Ettore oggi ci ha detto che non versa l'8 per mille alla Chiesa e che io diciamo non devo fare professione di fede cattolica o professione di, diciamo, di laicità, vorrei dire che io oggi mi sento un fedele e non un ribelle, perché mi sento fedele ai valori che fanno parte del mio campo politico, che sono scritti già nei tre titoli, no? Di questa associazione che si propone al quadro politico, che si propone ai sardi, che si propone di ampliare il luogo delle relazioni, di disincrostarle dalle incrostazioni, dalle ferite, dai retropensieri della politica, quella brutta, quella sfittica, quella di cui purtroppo facciamo parte tutti, no? Anche chi ha usato parole di rinnovamento in questi giorni. Cioè siamo tutti parte del problema. E per uscire dal problema c'è bisogno di riappropriarci della possibilità di stare in campi più ampi. E io non capisco per quale ragione bisogna dare, diciamo, un appellativo, una nota di colore ulteriore rispetto alle parole, ai termini, all'introduzione di Ettore Cannavera, se questo può essere un campo sul quale io non traccio più una distinzione per speculazione politica, ma traccio le ragioni di un'unità di popolo che si va a riprendere questa regione dal saccheggio che ha subito in questi 5 anni. Questo io vorrei provare a costruire. Io non mi sento parte di un popolo diverso da Francesco Setta, da Bustelo Composto, da Gavino Sale, da Claudia Zuncheddu, da Gesuino Muledda. Non mi sento di un popolo diverso, mi sento dello stesso popolo. E credo che la preoccupazione maggiore che dovrebbe avere il campo democratico, il campo progressista, il campo sovranista e del buon federalismo, no, e dell'indipendentismo democratico e non violento, insomma, dovrebbe avere la giusta e corretta preoccupazione che altri 5 anni di giunta di centrodestra significherebbero il completamento di un progetto che ha avuto già il suo sviluppo e il suo incedere in questi anni. Perché se nel 2000, oggi goffamente, aboliscono quella norma del piano casa che promuoveva l'abitabilità dei seminterrati, dopo che ci abbiamo fatto sopra una battaglia politica, dopo che abbiamo urlato contro quella decisione e dopo aver scoperto per l'ennesima volta che lì, con la fragilità del nostro territorio, ci muoiono le persone che spesso sono costrette ad abitarci e spesso, grazie a quell'abitabilità, acquistano a prezzi decisamente superiori dai padroni di quel mattone. Allora qua ci sono dei tratti decisivi sui quali si deve costruire un'ipotesi di governo. E il territorio non è una cosa che può essere più sacrificata, il territorio va tutelato, recuperato, e il nuovo piano per il lavoro non che può che essere la messa in sicurezza del territorio, la bonifica, la ristrutturazione, anche questa è questione morale. Riappropriarci del senso pieno della parola ecologia, che significa anche vivere in armonia con la natura. Ecco, per quale ragione qualcuno che milita nel mio stesso campo politico, che è il centro-sinistra, poi definitelo come lo volete, no? Che il campo dei democratici e dei progressisti dovrebbe ritenere pericoloso questo consesso, dovrebbe sospettare di questo consesso. E sbaglia chi dice che qua c'è chi vuole rientrare in campo perché nel frattempo è stato escluso, e sbaglia chi crea barriere fra le persone che promuovono aggregazione, perché in questo momento abbiamo bisogno di aggregarci.
in un processo diverso. E lo dico, chiudo, e lo dico da sardo, lo dico da italiano, perché io mi riconosco nei valori della Costituzione della Repubblica antifascista. Lo dico da europeo, non solo perché lì mi identifico, ma lo dico perché ci sono nato in Germania, perché mi reputo molto modestamente anche un cittadino del mondo e voglio cogliere da questo spicchio di mondo la globalità e quello che succede di drammatico in tutto il pianeta, e voglio dare da qui un mio contributo al mutamento dello stato di cose presente, e ve lo posso dire in tutte le lingue, diciamo, che conosco: l'inglese, il tedesco, i sardi nelle diverse varianti li capisco, perché ho avuto la fortuna di vivere anche molto la Sardegna, perché parlo l'italiano, ma io capisco anche l'orgoglio del catalano, non voglio polemizzare con nessuno, capisco anche l'orgoglio del catalano, che se non lo capiscono continua a parlare in catalano, ma io preferisco, e già nei miei viaggi in Francia, per esempio in francese non si può parlare, preferisco che uno si sforzi di comunicare con me, con le lingue, le molteplici che ci sono a disposizione, e riappropriarci di questa possibilità di comunicare, perché il vero fallimento della politica, dei nostri giorni, dei giorni passati, e attenzione che non sia anche dei giorni futuri, i giorni nei quali, diciamo, la Corte Costituzionale ti dice che ti dà quasi l'impressione che tutto sia illegittimo, no? E in parte così cerca di passare un messaggio avversivo, no? Quando lo dice Brunetta, diciamo, io non sposerei molto, mi preoccuperei di quelle parole, no? Però lo conosciamo, la carica avversiva di Silvio Berlusconi, ma in questi giorni che rischia di precipitare tutto, che in gioco la tenuta stessa del sistema democratico, unità. Allora, se unità di popolo deve essere nella pluralità, perché un popolo plurale, unità di popolo sia e plurale sia. Carlo Ciotti, intanto scusate, bisogna fare anche questi annunci, c'è una Peugeot 206 targata, quello ci mancava, 816X, che impedisce a una signora di andare via. Che colore è? Che urgenza di andare, non so altro, i felicitati sono qui. Carlo Ciotti poi si prepara Gabino Sale, che io ricordo presidente di IRS, poi mi dirà lui. Buonasera a tutti, sono Carlo Ciotti e sono iscritto all'Associazione Articolo 21, Liberi, che per chi non lo sapesse è un'associazione che raccoglie molti giornalisti per recuperare quello che tutela l'articolo 21 della Costituzione italiana, che dice della libertà di stampa e di espressione, ma dice anche, e io non sono giornalista, che i cittadini devono essere liberi di sentire le cose che si dicono per farsi un'idea. Ebbene, noi abbiamo assistito a novembre a un qualcosa che così non è stato. L'8 novembre ci siamo riuniti qui e molti di noi c'erano. E il 9 novembre il notista politico del giornale, che ormai forse è l'unico per quanto riguarda la provincia di Cagliari, ha tracciato esattamente quello di cui si era parlato in quella riunione. Però poi, se andiamo avanti, il 28 e il 29, ed è vero che chi fa gli articoli non è lo stesso che fa i titoli, però abbiamo letto: Cannavera sfida il PD. Poi abbiamo letto: Cannavera spacca il centro-sinistra. Dopodiché oggi siamo tacciati, Cannavera in testa chiaramente, di essere dei ribelli. Ma è chiaro che tutti noi non possiamo rappresentare bene quello che noi discutiamo in questa sede a tutti quelli che ci circondano, in maniera tale da rinnovare le notizie e le decisioni che noi prendiamo oggi insieme. Ettore Cannavera l'ha detto chiaramente. Se non abbiamo degli organi di stampa che invece fanno della libertà di stampa, ma anche tutelano la libertà di chi legge, devono dire sia nei titoli che negli articoli la verità. Grazie. Grazie.
che qualcuno ci ha anche individuato come macellai, tra noi con tutto rispetto per i macellai non ce ne manco uno, chi si diverte, destabilizzatori, no, no. Bassa macelleria strategica, per cui voglio dire. Gabino Sale, poi Giuseppe Vignolo del Movimento Madre. Buonasera a tutti, grazie di cuore agli uomini e alle donne di IRS, a Donetto Cannavera, a tutti quelli che si sono adoperati in questo incontro, la vostra sensibilità e intelligenza di aver allargato, come dire, l'area di osservazione e di intervenzione. Vi saluto. E poi volevo salutare con immenso amore Nelson Mandela, che è stato un grazie per tutto quello che ci ha insegnato. Una parte filosofica del mondo e di agire. Grazie ancora. E veniamo a noi. Che 10 anni fa si potesse affrontare un'assemblea con tanto rispetto e con tanta, come dire, a parte la partecipazione, la tolleranza. È quello che manca in questo mondo oramai vicino al crollo. Mi ricordo un grande musicista, Jimi Hendrix: cerco la parte innocente di un mondo robot dove regna lotta divistica all'ultimo sangue. E noi siamo immersi a lotta divistica all'ultimo sangue. Penso che il mondo si sfracela perché la filosofia dominante è la competizione, lo scontro diabolico tra esseri umani, tra poteri, tra stati, tra nazioni. E questa cosa non funziona più. Un esempio didattico: 3 fabbricas di operai che fanno scarpe, per esempio, e 3 padroni. La competizione, 200 in ognuna. La competizione ammazzerà sicuramente 2 fabbricas, 400 operai e 2 capitalisti cosiddetti andranno in rovina, 1 operaio, più 200 operai e gli altri 400 dove li mettiamo? È un peso sociale. Chi non funziona, ma quell'uno accumulerà pezzi di carta entro una cassaforte, probabilmente si comprerà motoscafi, probabilmente li troveremo in Costa Smeralda con le loro colombelle e polveri bianche, ma non sono bisogno più, sono fuori dal circuito umano. È un rapporto disumano, è un rapporto preistorico. Non faremo parte più nella storia, manco sono animali. Noi abbiamo interiorizzato dall'asilo alla scuola, all'università, ai posti di lavoro, questo scontro e lo riproduciamo pure dentro di noi. Segmenti, piccoli movimenti, piccoli partiti votati a una lotta egemonica. Non funziona più. È la collaborazione ed è il rispetto che potrà trovare soluzioni alla nazione sarda. Camo torrenne a Mandela, ogni nazione che si libera arriva a un bivio. O si arrende e firma definitivamente la resa e soccombe. E soccombe. La Sardegna soccombe. Oppure decide di irrompere nel mondo intero, da nazione libera, da uomini liberi. Come siamo stati.
fatti per almeno 50 secoli. E ancora oggi devono fare uno sforzo disumano. E non andando Francesco, che stiamo passando in un imbutto storico, totus mundo in treo, ma la Sardegna non è a Marte, è in nove. E siamo obbligati a toccarci, volenti o nolenti. E siamo qui, con grande piacere, devo tornare a toccare e partorire soluzioni definitive per la nostra terra. Perché ce lo pretende la storia. Le nostre donne, i nostri uomini, i nostri giovani pretendono che tutto noi sì. Dobbiamo prenderci responsabilità concrete, prendere in mano la storia della Sardegna e lavorare in motu d'orra, altrimenti soccombiamo. Stiamo subendo un conflitto unilaterale, unidirezionale, che arriva dall'Italia con la complicità di una parte, meno male, di una classe politica che io non chiamo più casta, ma criminalità politica. No, parliamo del populismo. Devo chiudere. Mi dispiace a me. Esiste in ogni caso, e chiudo, 2 minuti sono. Chiudo. Lascia aperte le chiuse, erano 2 minuti veri. No, 2 minuti veri, grazie. In De Gannos, in 10 anni, e nell'accelerazione subita in questi 2 anni, agevolata anche dalla crisi, ma soprattutto da quel lavoro di cambio culturale, si è creata un'area grossa, fondamentale, importante, che è quasi detta il ritmo culturale di crescita di questa nazione e di questo popolo, dove credo, dove la sinistra classica deve fare almeno 2 passettini avanti, e noi ne faremo mezzo indietro, anche 2 gazebo parisi, ed incontrarci in un bravo, che qui è l'autonomia morta e lì c'è il nostro, di una nazione libera, indipendente, come noi la pensiamo, non lo pretendo da voi, però esiste un punto di incontro che si chiama sovranità fiscale, energetica, agroalimentare, linguistico-culturale, eccetera. Ma Batancusma, stiamo mettendo una pietra nel fiume per non mangiarci i piedi, e i due potremmo, se voi lo volete, trovare un incontro. E in quest'area che oggi si sta manifestando in Scozia, democraticamente, in Catalogna, nei Paesi Baschi, in forma non violenta, pacifica, goi come tesimo suoi, no? Quella storia è che vincente, ce lo pretende la storia universale, l'antidoto al neoliberismo, ai questa barbarie, è governare il nostro locale, noi siamo noi, sì, dare risposte a chi è avvolto dalla paura. Quando tu, noi siamo fatti una vita di paura, e questo non ce lo meritiamo, che viviamo nel paese più bello del mondo, che è questa mia. Credo e sogno una sintesi di tutte queste cose per avviarci verso un'economia più dolce e una felicità più semplice. Grazie di cuore. Giuseppe Vignolo, per me, poi Salvatore Meris, segretario di Rosso Amore. Silenzio per favore. Siamo in tanti. Silenzio per favore. Scusate la ferro. Non è un'autonomia più dolce, è un'economia più dolce, è una felicità seria. Vedete, stavo pensando una cosa, qui siamo in tanti, però non possiamo non pensare a quei tanti che qui non sono, che sono quantomeno un 40% di sardi che ad oggi non hanno alcuna intenzione di andare a votare.
Questo è un vero dramma che è stato creato da un certo modo di fare politica. Io rappresento un movimento che si chiama MARE, Movimento Autonomo delle Regioni Etiche. Non nasce oggi, nasce nel tempo insieme a un gruppo di amici che abbiamo lavorato e stiamo lavorando non da soli, ma insieme alla base, insieme alla gente, cercando di camminare attraversando la città, ascoltando le persone, per far sì che la politica, una volta per tutte, non dico diventi nuova politica, no, ritorni ad essere quello che è, al servizio dei cittadini. I principi che di questo movimento fondamentali sono il rispetto per gli altri, una politica dove nessuno è padrone, dove tutti siamo funzionari e utili alla costruzione della nostra casa, dove c'è comunione di intenti, confronto libero, leale ed aperto. Questi sono i principi fondamentali che dovrebbero distinguere una politica davvero al servizio del cittadino. Allora, questo movimento che cosa vuol fare? Ha un suo acronimo, tra l'altro SES, che vuol dire Sardegna Etica Sovrana, perché poi speriamo che le altre regioni abbiano un altro acronimo e si uniscano a questo movimento. Che cosa vuole fare? Vuol fare soprattutto un discorso nuovo. Noi abbiamo e sappiamo che c'è un assessorato alla programmazione. Si parla e si è sempre parlato di programmazione, è ora che finalmente, veramente, ci sia una fucina di lavoro che parte dalla base, dove tutti i cittadini, invece di lamentarsi, diventino partecipi attivi della politica, e dobbiamo dare gambe davvero ad una programmazione, perché i nostri giovani, i nostri ragazzi, non se ne vadano fuori necessariamente a cercare lavoro, ma lo possiamo creare qui, abbiamo delle risorse grandissime. Abbiamo il turismo, abbiamo l'agropastorizia che al servizio del turismo può dare grandi risorse al nostro paese. Possiamo creare cooperative di servizio per i nostri giovani, lo possiamo fare benissimo. Dobbiamo fare in modo che i giovani, invece di stare al bar a bere birra perché non hanno altre risorse, altre speranze, invece ritrovino nel loro paese, per esempio, un ecovillaggio dove si faccia una fattoria didattica, dove si vendano i prodotti sardi, dove francamente tutti quelli che sono in quel paese portino il loro contributo. Questo dobbiamo fare, questo movimento sta facendo questo, sta cercando di fare questo e lo vuole fare, e lo vuole fare. Non vogliamo più sentire certi discorsi, perché credo che tutti siamo stufi di un certo tipo di politica. Le parole qui, la gente va sempre a fare la guerra all'altro, qui non c'è bisogno di fare guerra, la nostra porta è aperta, venite tutti dentro, lavoriamo insieme, non è un'utopia, non deve essere un'utopia, si può fare benissimo, certamente che ci sono diversità di opinione, ma quando noi avremo fissato, e lo faremo perché ci candideremo alla regione, fisseremo dei punti che riguarderanno i punti cruciali, le cose che realmente si possono fare, e poi lavoreremo insieme per portare avanti un progetto che davvero ci faccia ritrovare il nostro essere sardi. Ma avete visto lo schifo di certi paesi che sono diventati dormitorio, dove la gente va lì, si costruiscono le case, peraltro che sono carissime, mentre si poteva tranquillamente costruire intorno al paese o addirittura recuperare il centro storico del paese in maniera razionale. Abbiamo i voli low cost che possono venire qui e portarci del turismo, che è il turismo che consuma, che conosce la nostra terra. Noi abbiamo bisogno soltanto veramente di metterci tutti quanti al servizio della politica. Dobbiamo uscire da qui per parlare, per invitare la gente a venire a lavorare con noi. Noi a brevissimo usciremo con un sito, il nostro simbolo è già pronto, ma quello che vogliamo veramente è incontrare la gente per strada, parlare con loro e portare avanti progetti reali, veri, si può fare, senza naturalmente andare necessariamente a scontrarsi con gli altri. Grazie, c'è bisogno. Grazie. Ci sono ancora 5-6 interventi, quindi nel giro di una mezz'ora dovremmo chiudere. Salvatore Meris dello Somoni, poi Michele Schiro, avvocato, uno dei promotori dell'iniziativa. Cercherò di essere brevissimo.
Io credo che dall'assemblea di oggi silenzio, per favore, guardate che qui è super forte, grazie. Venga un messaggio che a noi piace tantissimo ed è appunto nell'introduzione stessa di Donetto nel Cannavera, quando si definisce un ribelle. Io credo che noi, su quello spirito di ribellione, siamo dei ribelli e ci consideriamo dei ribelli. Io spesso ho citato una frase, un concetto che ci è molto caro, che è di Hannah Arendt, che ad un certo punto, nel commentare l'assuefazione, la non ribellione a quello che era il regime nazista, disse: noi ad un certo punto avevamo concepito come normale quello stato di cose, quella non vita, era diventata normale. E la nostra responsabilità, si attribuiva una responsabilità, era quella di non ribellarsi a quella che era stata concepita una normalità. E ora, se la politica è al 5% del consenso, se essere politici e fare politica significa essere oggetto di denigrazione e di sfiducia, significa che noi non siamo in una situazione normale. E quindi atti come questi, che vengono costruiti in assemblee come questa e nei contenuti della vostra associazione, sono gli elementi che servono per determinare quegli atti di coscienza, quegli atti di ribellione, come li ha definiti. Certo, poi serve la responsabilità che tutti noi ci dobbiamo assumere, che la politica appunto si deve assumere per far trasformare quei contenuti in atti effettivi di governo, in cose, in fatti, perché altrimenti indubbiamente rimangono solo parole. Ed è la politica che deve costruire le convergenze. Si parlava di poliedricità, oggi qui abbiamo avuto interventi che a tratti sembravano quasi entrare in dissonanza, ma poi alla fine i temi sono gli stessi, c'è una comunanza, c'è un senso di comunità che si deve ricostruire, si deve trovare. E noi crediamo che i cambiamenti debbano essere fatti attraverso la struttura politica che si organizza, ma che deve avere dei requisiti indispensabili. Certamente deve avere un sogno. Oggi si parla di Mandela. Mandela diceva: io sono un sognatore, e mi prendono in giro perché dicono che sono un sognatore. Hanno smesso di prendermi in giro nel momento in cui anche tutti gli altri hanno iniziato a condividere il mio sogno e si sono sentiti nel mio sogno, perché attraverso questa comunanza abbiamo trovato la libertà. Avere un sogno per chi fa la politica e chi crede nella politica è fondamentale, e allora dobbiamo averlo il sogno. E io credo che, io vorrei che il centro-sinistra fosse la piattaforma che sia in grado di descrivere questo sogno, ma oggi non lo è. Questo è il dramma che noi, in particolare Rosso Mori, ma chi insieme a noi sta condividendo questo percorso, sente. Oggi non lo è, perché non è in grado di descrivere questo sogno, perché non chiarisce qual è il progetto, perché non decide di puntare sulle competenze, perché non decide di fare delle scelte ferme sulla idoneità. Serve la idoneità per essere portatori di un progetto efficace, per essere costruttori di quel sogno. Forse finisco anche prima. Serve l'idoneità, e l'idoneità indubbiamente parte dalla questione morale. Non c'è trattativa. Io mi presto ancora a Mandela in carcere, che gli dicevano: ma puoi trovare un sistema di trattare? Non si tratta, su certe questioni non si tratta, si cambia o non si può andare avanti. Però scusate, è compito, nel caso in cui questi cambiamenti non ci fossero, assumersi altre responsabilità, e noi siamo pronti ad assumerci altre responsabilità, e mi auguro che insieme a noi altri si assumano altre responsabilità. Bravo.
ha chiesto la parola molto tempo fa Pierpaolo Fogli. Ah, scusa Michele. No, ma non importa. Non sono avvocato. Cerco di non utilizzare tutto il tempo che avrei a disposizione per fare una riflessione. La riflessione dalla quale siamo partiti e che ha dato poi vita, che sta dando vita a questa associazione, va portato più su. Dicevo, noi siamo partiti da un'ipotesi, da una impressione, dall'esame di quello che stavamo vivendo, e quello che stavamo vivendo è stato illustrato stasera, oltre che dalla ricchissima relazione di Ettore, dagli interventi che hanno formato questa bellissima assemblea e che continueranno ancora a diventare, ad arricchirla di contenuti. Ma i contenuti più importanti, quelli che dovevano dare lo sfogo più forte a quelle che sono le energie che noi vorremmo mettere in campo, è la necessità, l'esigenza, l'assoluto bisogno prioritario di un grande cambiamento. Un grande, assoluto cambiamento. Questo paese, questa regione hanno la necessità che ci sia un cambiamento reale, autentico, vero. E siccome i partiti politici, i movimenti, l'esistente, ciò che avrebbe dovuto consentirci di esercitare questi diritti, cioè quelli di chiedere partecipazione, di chiedere cambiamenti, di chiedere progetti, si sarebbero dovuti svolgere all'interno di organismi a ciò deputati, e cioè i partiti. Ma i partiti hanno avuto delle carenze sostanziali. Noi non ci sostituiremo mai a nessun partito, ma abbiamo avvertito l'esigenza che collettivamente, tutti insieme, potessimo dare un segnale di possibile cambiamento. Ma il cambiamento non è soltanto, badate, sotto il profilo etico, e anche sotto il profilo etico, ma di un'etica che è collettiva, non è solo della classe politica, ma è anche di tutti i cittadini furbi e furbastri che hanno continuato e continuano a pensare che si possa dare il voto nel modo sbagliato. E questo è, secondo me, uno degli snodi da trattare. Noi siamo assolutamente certi, io credo che sia una cosa che dico sembra quasi banale, ma guardate, io credo che davvero il voto che viene dato come voto di scambio, perché il favore, non ricordo chi ne ha parlato, il voto che viene dato soltanto alla persona, al soggetto, in cambio di una cortesia. Ecco, questa non è la politica, questa non può essere la politica, però questa è quella politica che, lo diceva l'onorevole Capelli, ora ricordo, e noi in Sardegna abbiamo eletto i consiglieri regionali, e li abbiamo eletti con i voti di preferenza. Allora la riflessione autentica non è solo contro la classe politica, ma è anche contro il modo dei cittadini di partecipare alla cosa pubblica, al bene pubblico. Ovviamente non vogliamo insegnare niente a nessuno, però certo è che una riflessione va fatta. Allo stato delle cose, per come sta andando quest'isola, è indispensabile, è necessario che ci sia un colpo di reni, che ci sia un impegno collettivo, non può essere di minoranze, di intellettuali o di altre persone che si impegnano continuamente nel sociale, è necessario che ci sia lo sforzo congiunto, collettivo, per produrre un cambiamento. Allora, un minuto. Termino dicendo, in tre minuti, in quattro minuti è difficilissimo esprimere una montagna di concetti che si hanno detto. Adesso termino dicendo semplicemente questo. Io credo che questo sforzo che abbiamo fatto, questo sforzo che stiamo facendo, e il fatto che siete tutti qui così numerosi, è un grosso segnale
che noi speriamo di riuscire a coltivare ancora con altre iniziative. Grazie. Grazie, grazie. Allora, comunico all'Assemblea, lo comunico ai coraggiosi che sono ancora qua, abbiamo gli ultimi sei interventi, cioè, vabbè, riduciamo il tempo, così li puniamo per aver aspettato finora, no? In 15 minuti concludiamo, abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, Pierpaolo Fois, già sindaco di Quartucci, poi Italia Zucchetti, consigliere regionale. Nel foglio delle presentazioni non mi sono attribuito alcun titolo. Silenzio per favore. Ma io ho fatto indagine. Il mio tempo lo dedico il sabato pomeriggio a insegnare ai bambini la chitarra, non sono musicista, non proprio a strimpellare. Sono responsabile della pianificazione dell'iniziativa privata di un comune abbastanza grosso dell'area vasta di Cagliari e dal 2005 al 2010 ho fatto il sindaco in un comune sempre dell'area vasta di Cagliari. Nel 2010, dopo il primo mandato, ho deciso anche per motivi familiari di non candidarmi più e ho avuto l'ambizione di dimostrare che si poteva fare politica anche non essendo consigliere comunale, non essendo sindaco, non essendo assessore. Devo dire che è stata dura, perché la mentalità di tantissime persone è proprio questa. Non esiste partecipazione politica, nella generalità dei casi questa è una serata in cui potrei essere smentito, dove si abbina politica ad incarico politico, politica ad incarico nelle istituzioni, politica ad incarico delle... E questa è una mentalità assolutamente diffusa che è segno dei tempi. Allora, dal 2010 non ho fatto più nulla, nel senso che sono dedicato al prepolitico, come stavo dicendo prima. Se c'è qualche sindaco o amministratore che mi chiede un consulto, del tutto gratuitamente viene dato, per quello che posso. Però vi assicuro che la difficoltà maggiore è quella di trovare persone che dedichino del tempo all'attività politica, nel senso di occuparsi della propria comunità. È stato ribadito più volte stasera che nei social network, oggi sembra che su Facebook, Twitter abbiamo tantissimi amici e via dicendo, però non dialoghiamo e non guardiamo in faccia con nessuno, ognuno scrive quello che vuole e si sente coinvolto soltanto perché scambia qualche opinione. Prima ho sentito anche del PPS, del piano paesaggistico Sabri. Beh, io devo dire, signori, forse andando anche controcorrente, che è una strumentalizzazione quella che si sta facendo. Chi è padrone della materia sa che lo strumento per tutelare i cittadini dal rischio idrogeologico non è il piano paesaggistico regionale, ma è il piano di assetto idrogeologico che prevale sul piano paesaggistico regionale, perché si porta dietro anche l'incolumità pubblica. Rispetto alle norme del piano paesaggistico regionale, il piano di assetto idrogeologico che è vigente dal 2005 non è stato attuato ancora dai comuni. E allora dobbiamo iniziare anche ad essere chiari nelle cose che diciamo, nelle cose che portiamo avanti. Non si può fare, e chiudo, non si può fare di tutto un'erba in faccia giusto perché si vuole attrarre l'attenzione degli ambientalisti, perché si vuole attrarre, sparare a zero contro qualsiasi provvedimento senza... Bisogna che ci riappropriamo della politica in senso vero del termine, occupandoci delle cose, ma dedicando del tempo, non stando seduti davanti al computer, su Facebook, su Twitter e queste cose, incontrandoci. E questo per gli amministratori e anche quelli giovani, vi assicuro che non è così. I giovani hanno
assunto una mentalità berlusconiana ancor più di quella politica becera. Allora dobbiamo fare uno sforzo maggiore, sia noi che proveniamo dalla politica, chiamiamola vecchia, ma anche ai giovani si chiede maggiore partecipazione e meno interesse. Grazie. Claudia Giuseppe. Mentre arriva Claudia, una comunicazione di servizio. Qualcuno che sta andando via mi ha chiesto: ma come possiamo rimanere in contatto? C'è sul tavolino in fondo un foglio dove ci si può scrivere il proprio nome e la propria mail, per cui vi terremo informati, che lo diremo alla fine, magari alla fine molti non ci saranno, che prevediamo anche due incontri come laboratori programmatici diversi, che poi spiegheremo alla fine, però se lasciate la mail avrete poi l'informazione a casa. Claudio Zucchetto, poi grazie a Maria De Martis di Amistanza. Permesso? Sarebbe stato sbagliato, ho dato l'impressione. Sì. Noi dovevamo ascoltare oggi. Infatti, visto che io ho fatto un ringraziamento grande a Ettore Canavera e all'organizzazione La Collina. Venire qui per un incontro di questo tipo è anche simbolicamente molto importante, visto che è il simbolo, questo è il simbolo, La Collina è il simbolo della solidarietà per eccellenza e non da oggi, per cui trovo molto interessante che questo incontro sia stato organizzato in questa sede. Allora, oggi si sono toccati molti punti interessanti, a partire, per essere sintetici, visto che il tempo è molto breve, sulla questione morale, la trasparenza degli atti amministrativi e politici è fondamentale, così come è fondamentale la legalità. Questi sono i tre valori su cui deve poggiare la vita politica. Però cerchiamo di non essere ipocriti. Perché questi grossi temi non devono essere solo pretesi dalla classe politica che poi il popolo democraticamente elegge. Questi problemi sono stati posti all'interno dei partiti? Che cos'è l'elezione di un cittadino oggi all'interno delle istituzioni? È un'emanazione molto spesso, perlomeno una percentuale molto alta, dei partiti politici. Vogliamo iniziare dai partiti politici a fare un po' di pulizia? Tutto questo per non essere ipocriti. Per cui, se no, è difficilissimo pretendere che l'eletto, che è un collo di allevamento spesso all'interno di un partito, educato al fatto che la trasparenza non è conveniente, perché spesso la trasparenza non è conveniente. Così pure la questione morale, è un tema molto ampio, che non vede solo, chiaramente, oggi come oggi direte, vede innanzitutto la gestione del bene collettivo, la gestione dei fondi pubblici, che non vanno gestiti come si gestisce il privato. Questa è una confusione che va assolutamente chiarita. Quello che manca oggi per modificare la politica, perché tutti ci appelliamo alla necessità di rinnovarla, certo, va rivoluzionata questa politica, va scardinata e dobbiamo avere un'alternativa che sia un'alternativa credibile, perché dobbiamo essere credibili, se no continueremo a incontrarci nelle campagne elettorali per tentare di prendere gli accordi su come poi dare l'assedio al potere, al potere di un popolo. Altro problema critico e continua la mentalità del vecchio partito che ha il potere e che poi deve fagocitare i piccoli partiti. Il fatto che tutto quello che nasce di nuovo viene demonizzato, ma che crescano i movimenti, che i cittadini si organizzino anche quando sono tre, questo in nome della democrazia. Il problema numero uno che oggi dobbiamo porci è che il prossimo Consiglio regionale avrà la responsabilità di trovare strategie per portare fuori dalla crisi la Sardegna, tutto il resto è aria fritta. Quindi bisogna cercare di parlare di strategie politiche,
per cercare di risolvere i problemi. Restituire la politica alla gente. Oggi il politico deve andare nel territorio, scusate se io me lo vanto, io sono sempre nel territorio perché non ho niente da inventarmi. Nessun politico dentro le istituzioni deve inventarsi nulla, e chi crede di essere deve andare nel territorio, se capire quali sono i problemi, le esigenze, la gente sa quali sono anche le soluzioni, dopodiché all'interno delle istituzioni fa il microfono. Grazie. Grazie. Grazie a Maria De Mattei, poi dietro noi, cittadini protagonisti. Siamo agli ultimi quattro interventi. Grazie per aver organizzato questo incontro e aver promosso questa associazione. Già l'altro giorno sono intervenuta per lamentare qualcosa, oggi non lo farò. E comunque parlo in questo momento a nome anche di Amistanzia, un'associazione di donne del centro-sinistra sardo che ha sperimentato questo che oggi stiamo provando a sperimentare già da tempo, devo dire la verità, senza particolare successo, in generale per i temi che Amistanzia portava e anche e soprattutto per i temi che la politica che Amistanzia voleva portare di rinnovamento delle istituzioni. Parlo a questo punto, oltre che come Amistanzia, anche come cittadina. E come cittadina che ha cercato di entrare nella politica e di cambiarla, non ci sono riuscita, non ho potuto fare politica e portare avanti quelli che potevano essere i progetti di chi mi aveva votato. E con ciò entro nel merito del discorso che oggi abbiamo fatto. Con piacere sono stata accolta dalle parole di Ettore, che erano quelle che io avrei voluto fare e che avevo qui segnato. Io credo che siamo qui per costruire, non per distruggere. Siamo qui per dare un contributo alle forze del centro-sinistra, perché io credo che tutti noi, e mi sembra di condividere oggi quello che sto dicendo, abbiamo valori, ideali, non parlo più di ideologie, comuni. E sono quelli che ci devono spingere per combattere e vincere queste elezioni e portare una classe politica, possibilmente anche nuova, al governo della nostra regione, che porti e rappresenti i nostri valori. Con ciò voglio anche dire che noi dobbiamo, in questo senso, costruire e non distruggere. Mi dispiacciono le parole, Carlo ha portato in luce quello che è avvenuto attraverso la stampa e che io già avevo etichettato come gossip politico, perché non credo che da Ettore, che conosco da sempre, da anni, per quello che ha fatto come persona e non soltanto per quello che ha fatto, da questa associazione di cui ho conosciuto i contenuti, possa esserci l'idea di sostituirsi a qualcosa, c'è l'idea di lavorare per costruire qualcosa. E vengo al dunque. Se vogliamo costruire, tanto che noi sicuramente, molti di voi hanno partecipato in questi anni a tanti di questi dibattiti, a tanti di questi, hanno fatto tanti buoni propositi e preso tanti impegni, che peraltro abbiamo visto non sono stati realizzati. Come possiamo procedere noi per andare avanti in questo progetto di rinnovamento e di sostegno del progetto del centro-sinistra? Chiaramente io sono una garantista sempre e sono anche molto rigida nei confronti di chi non risponde alle mie esigenze di etica nel momento di etica e di moralità pubblica, di etica pubblica e di legalità, e quindi molto severi e pronti veramente a dare guerra nell'ipotesi in cui ci siano veramente elementi che ci possano far credere che chi ci vuole e ci sta rappresentando abbia nella sua retro, nella sua, nella sua vita esperienze o che noi censuriamo. Però le esigenze di garanzia ci impongono e io ci credo fermamente che non possiamo sicuramente mettere in croce nessuno, tanto più che ci troviamo di fronte a persone che migliaia, anzi forse di elettori hanno votato con delle elezioni che non caratterizzano il nostro partito, il mio partito, il PD, come primarie. Detto questo, io dico come possiamo collaborare. Certamente quello che ha detto Ettore, un laboratorio di verifica non a posto, un laboratorio di verifica pre. Io voglio, come cittadina lo propongo, avere in questo luogo un posto nel quale soprattutto direi chiamiamo i candidati, chiediamo a loro di rispondere alle nostre domande, alle nostre richieste di chiarezza personale, quindi di etica, di propositi per il futuro, e ci proponiamo poi anche come sentinelle di controllo per quello che faranno.
Quindi un impegno io chiedo a tutti voi per quello che sarà il futuro, per i prossimi incontri nei quali chiederemo ai candidati alla presidenza della nostra giunta, ma anche agli altri candidati, prima di tutto a questo, i loro programmi, le nostre domande in ragione dei programmi che magari avremmo elaborato noi, e poi fare da sentinelle. Grazie. Allora, tre interventi, speriamo che abbiamo deciso di ridurre a tre minuti gli interventi. Roberto Cosu e Dulcis in fondo, Michele Pippi a ultimo. Ma non per ricordare. Voglio solo fare qualche proposta. E poi chiudere il tuo canale. Ogni persona che ha un po' di buon senso, penso che si è resa conto del disastro sociale, economico che stiamo attraversando. Tutti voi avete sentito parlare di persone oneste che hanno sempre lavorato onestamente e che hanno avuto come unica alternativa il suicidio. Lo sapete tutti! Che hanno lasciato la loro famiglia, i loro figli piccoli, orfani! Ci sono dei responsabili ben precisi che tutti conoscete. E siete tutti complici se lo ignorate. È aberrante che continua a esistere un sistema che è basato sulla delega che dura 5 anni, e che questi si fanno anche rieleggere addirittura. Non piangete per i politici che non fanno niente. La colpa è di tutti noi. Propongo solo una cosa, propongo che il sistema politico che abbiamo venga stravolto completamente, che i partiti scompaiono definitivamente, che si chiamino, che siano coerenti con il loro nome, che siano partiti, che spariscano proprio. Voglio solo proporre che a governare ci vadano tutti quei cittadini che hanno soluzioni, che abbiano come unico obiettivo quello di avere la soddisfazione di riuscire a risolvere i problemi. E fra tutti noi sardi queste persone ci sono, solo che la partitocrazia ha sempre impedito a queste persone di partecipare, di mettere in evidenza le soluzioni, di metterle in pratica. Quindi propongo questo, con il consiglio regionale che abbiamo, che ci costa tantissimo, pare che ci costi oltre 20 milioni di euro all'anno. Per fare cosa? Per costringere i sardi a suicidarsi, a scappare, in una terra bellissima dove tutti potevamo vivere benissimo! Bravo Pietro! Propongo che il Consiglio regionale venga chiuso, che venga reso produttivo, che diventi il museo degli orrori della partitocrazia, dove i turisti possono andare a visitare, a leggere la storia dei personaggi che ci sono stati dentro, dei disastri che hanno causato. E quindi voglio dire che l'alternativa deve essere quando noi cittadini decidiamo le regole, non le persone senza scrupoli, a qualsiasi partito appartengano, perché sono tutti uguali. Quindi voglio dire che con il costo che abbiamo supportato, cioè per 80 che diventano 60 consiglieri, con il costo di ogni consigliere paghiamo 10 persone, 1000 euro al mese, perché chi ha interesse a risolvere i problemi partecipa anche per un semplice rimborso spese, perché come obiettivo la gratificazione è di riuscire a risolvere i problemi, poi anche con la condizione che se uno non è in grado se ne deve andare subito, non dopo 5 anni. Ho finito. E poi un'altra cosa, che il Consiglio regionale, così come le commissioni regionali, siano aperte ai cittadini, che i cittadini che vivono i problemi possano proporre le soluzioni e possano fare pressioni per metterle in pratica, perché ha interesse a risolvere i problemi chi li vive sulla propria pelle ogni giorno. Ok? E in più che il Consiglio regionale e le commissioni regionali siano itineranti, che si spostino in tutta la Sardegna e tutti partecipano per risolvere i problemi. Ho finito. Buonasera a tutti, grazie della possibilità
di parlare, mi presento velocemente perché non sono portatore di altre voci se non la mia. Sono un ingegnere, molto strano, un ingegnere che parla, non è dell'intelligenza giuridica altissima, filosofica, però a volte anche gli ingegneri forse hanno qualcosa da dire, allora mi faccio portatore degli ingegneri. Quindi sarò portatore della voce degli ingegneri. E allora mi ingegnerò a dirvi qualche cosa che è stato già detto dagli altri, ma come spunto di riflessione, perché qui si è parlato di questione morale, e questa questione morale, che è lo slogan, che va benissimo, che è stato portato avanti da una persona incredibile, la nostra storia, che è Berlinguer, ma chi ha letto quella intervista probabilmente avrà notato che lo stesso Enrico Berlinguer, che era una persona finissima, uno studioso, aveva una lacuna grossissima, perché lui di economia non ne capiva niente. E in quella intervista parlava di austerità, di questioni che proprio gli sfuggivano di mente, non aveva una lacuna. Allora, qual è la questione di cui vi vorrei parlare? Come fa un politico, uno che dice di voler rappresentare i cittadini, andare a rappresentare i cittadini senza avere un'idea di soluzione? Non può essere un microfono. Il mondo non è cambiato, sta cambiando costantemente, e i tempi dei cambiamenti non sono più quelli che ci permettevano di avere i microfoni. Oggi forse abbiamo bisogno di un po' più di conoscenza alla base di quelli che poi vanno a fare le cose, perché i tempi, non, ripeto, non sono più compatibili con i microfoni. Abbiamo bisogno di persone che dimostrino non solo di avere la buona volontà, perché di buona volontà ne abbiamo tutti, siamo tutti qui, ma abbiano anche la conoscenza di quelli che sono i modi in cui noi ci collochiamo nel mondo. Perché quando discutiamo della regione Sardegna, ricordiamoci che non stiamo parlando di un problema nostro, stiamo parlando di persone che rappresentano i sardi in un consesso che ormai non è solo l'Italia, no? Se destra, ma non solo l'Europa, tutto il mondo. E allora, probabilmente, anziché la questione della politica, io sostituirei la politica con un altro tema, il professor Tagliagambe sarà contento, che è il progetto. Perché anche stasera abbiamo sentito di centrodestra, di centrosinistra, e siamo ancora alle curve. E il mondo è cambiato e sta cambiando, e probabilmente, anche se ci dobbiamo collocare uno a destra e uno a sinistra, forse abbiamo bisogno di smettere di parlare di riprenderci la politica. Non è... Arrivo alla conclusione. La politica è come l'amore, e l'amore se n'è andato, la politica è venuta e poi se n'è andata. La politica non è un qualche cosa che si prende, che si manipola. La politica si fa trovando soluzioni. E allora non si può più continuare a parlare se non si portano soluzioni. Allora io sono molto contento del fatto che ci siano i laboratori, mi rendo disponibile e eventualmente anche aiutare a, con delle tecniche grazie, opportune a trovare delle soluzioni. Grazie. Sì, prego, poi se così mi credo poi chiuderà Ettore Cannavera. Sarò più breve che magro. Io allora poi è finito. Io quest'oggi sono venuto a sentire, a vedere, a osare un po' cosa bolliva in pentola, perché in questi giorni la cronaca giudiziaria ci sta dando tanti spunti di dialogo, di scontro, di chiacchierata con amici che fanno politica o semplici cittadini. Io sono dell'idea che chi ha tempo non deve aspettare ancora altro tempo. Non possiamo aspettare i tempi della giustizia, i tempi del Tribunale di Piazza Repubblica per decidere quelli che sono i confini di una coalizione che si deve proporre per andare a governare la Sardegna. Abbiamo una coalizione che ha scelto una candidata che ieri ha chiarito una parte della sua posizione, adesso aspettiamo se effettivamente verrà scagionata oppure
dovrà frequentare spesso il Palazzo di Piazza Repubblica. Io sono dell'idea che, come ha detto qualcun altro, siamo pronti a fare delle scelte, l'ha detto Salvatore Meis prima, siamo pronti a fare delle scelte, io ci sto a fare delle scelte, dobbiamo capire chi c'è in questo progetto concretamente, creando un progetto politico di coalizione alternativa qualora non si dovessero sorpassare i problemi giudiziari della candidata del centro-sinistra, se dovessero sorgere altri problemi di altri candidati. Io facevo parte di Italia dei Valori, sono andato via perché il mio partito ha deciso di eleggere una persona che è inviata a giudizio e sotto indagine per sempre per peculato in consiglio regionale. Sinceramente non ci sto a questo modo di fare politica. Sinceramente sono dell'idea che se dobbiamo proporre qualcosa la gente si aspetta, come ha fatto Zingaretti con il centro-sinistra e il Lazio, di non presentare nessuno che sia nemmeno stato sfiorato da un'indagine, per dare nuovamente credibilità alla politica e per dare una speranza alle persone che possono decidere di votare qualsiasi lista della coalizione, ma soprattutto per creare un'alternativa. Probabilmente a gennaio potrebbe arrivare la condanna di Cappellacci, probabilmente potrebbero esserci nuovi sviluppi perché sta indagando anche sulle residenze dei consiglieri regionali. Siamo in una situazione veramente patetica, bisogna che tutte le persone che sono trovate in vischiate o sfiorate da qualsiasi caso si mettano da parte, facciano un passo dell'atto. Ci sarà il tempo per poterle riabilitare alla politica, non è necessario che tutte le persone debbano fare politica a vita, lo debbano fare per 5 anni, ma lo possono fare anche da fuori. Sono già stati dei consiglieri regionali che hanno detto, sinceramente io sono stato coinvolto in un'inchiesta e mi ritiro, non continuo a fare politica. Ecco, quello sarebbe l'esempio da proseguire per tutti, ma soprattutto l'invito che faccio quest'oggi, c'è stato Gavino, c'è stato Bustiano, c'è Claudia, l'invito che vi faccio, vi conoscevo da quando ero piccolino, eravate già indipendentisti, unitemi nuovamente perché c'è bisogno anche della vostra forza indipendentista e delle vostre proposte perché il centro-sinistra continui e possa andare a vincere queste elezioni. In questa situazione oggi sinceramente non saprei chi votare. Se riusciamo, Don Ettore, se riusciamo veramente a creare un progetto alternativo con dei veri principi e dei veri valori, sicuramente possiamo vincere al di là di qualsiasi altra prospettiva e qualsiasi altra alternativa politica di centrodestra, di centro o di qualsiasi altro schieramento. Grazie. Grazie. Allora, prima di dare la parola a Don Ettore, che trarrà le conclusioni concettuali di questo incontro, consentitemi una riflessione di soddisfazione per la riuscita organizzativa di questa assemblea, che non è soltanto la soddisfazione dell'associazione, ma è soprattutto la soddisfazione per un progetto. L'ha detto molto bene Gavino Sale, del quale non condivido la linea politica, però condivido esattamente la valutazione che lui ha dato del significato di questo nostro incontro, perché noi, guardate, l'ossessione giudiziaria che pervade la politica italiana è una mannaia, perché o noi capiamo che la politica va costruita su altre strade, su altri percorsi, su altri livelli nei quali noi dobbiamo ricostruire i progetti, oppure se stiamo ad aspettare la decisione dei magistrati siamo finiti. Perché la corruzione che ha invaso il sistema istituzionale negli ultimi decenni è tale e tanta che non è che per ognuno che si insedierà noi dobbiamo aspettare il verdetto del magistrato, noi dobbiamo costruire un'altra cosa, dobbiamo ritornare a progettare la nostra strada politica. Allora, o noi abbiamo questa straordinaria capacità, e questo è terra di pace e solidarietà, perché ha voglia veramente di costruire un percorso politico di rinnovamento e di ricostruzione dei valori della politica, oppure sinceramente continueremo ad aspettare che i magistrati ci dicano chi dobbiamo votare, e mi pare che sia un po' esagerato. Allora, a questo punto io credo che i prossimi appuntamenti che noi ci diamo sono appuntamenti organizzativi, poi lo spiegherà meglio Don Ettore nelle sue conclusioni. I nostri appuntamenti sono questi. In gennaio, lo ha già accennato qualcuno, noi faremo dei laboratori programmatici sui progetti, non sulle parole, sui progetti che derivano dall'elaborazione delle parole che noi abbiamo progettato. Per cui vogliamo costruire un cammino politico
che vada verso la costruzione di un, programma, va bene? Questo lo faremo in gennaio e vogliamo comunque creare le condizioni per continuare il confronto. Non è che abbiamo fatto uno sfogatoio oggi e poi arrivederci, grazie. Sarebbe troppo semplice, troppo facile e inutile soprattutto. Costruiremo delle tappe successive di incontro alle quali parteciperemo tutti quanti assieme per continuare a costruire questo discorso che stasera per fortuna ci ha dato una grandissima speranza, che è quella di riuscire a parlare lingue diverse ma convergenti una volta tanto, convergenti verso un progetto che metta al centro la Sardegna. E questo è in tutti gli interventi, se ci pensate, che ci sono stati, hanno avuto questo elemento comune. Poi ci sono le diverse valutazioni, i diversi orientamenti, eccetera, ma il progetto è far ripartire la Sardegna. Di questo credo tutti quanti quelli che abbiamo organizzato, abbiamo partecipato a questa assemblea, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti. Donato Recanato. Vista sotto fondo, vista la stanchezza e soprattutto il complimento con i resistenti proprio fino a 3 ore quasi di incontro. La prima, 3 cose che voglio mettere in evidenza delle tante. La prima, quella che anche Silvano mi ricordava e che condivido pienamente. Il sistema di una dittatura è quello di non creare spazi pubblici di confronto. Allora noi vorremmo, con queste occasioni, piccole, grandi, sicuramente tentare di riacquistare la nostra libertà, che è il nostro vero essere umano. Poter dire, poterci confrontare, poter entrare anche in contraddizione con gli altri, ma lo spazio di libertà. Papa Francesco una volta ha detto una cosa che a me come prete mi ha molto colpito: non dobbiamo dividere il mondo, detto da un Papa, tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti. Guardate che è una cosa molto importante. Allora se noi oggi abbiamo ancora riacquistato questo nostro bisogno, diritto fondamentale di pensare, di dire, mi sembra che un piccolo passo avanti abbiamo fatto. Secondo, la persona che veramente mi ha più colpito, forse per una mia deformazione psicologica, perché io guardavo il corpo più che ascoltare le parole di molti, è quello che Pietro Loi ha detto con molta forza. Presenta tutta la rabbia diffusa nella nostra comunità regionale. Noi esseri pensanti siamo in grado di controllare le nostre emozioni, ma c'è tanta gente che non ha saputo controllarla e si è tolta la vita. È una rabbia che ci deve essere ancora dentro di noi, mi auguro, che Pietro Loi ha saputo esprimere molto bene. È questa rabbia che dobbiamo cogliere, di questa rabbia che noi oggi, essendo qui, diventiamo consapevoli, ma soprattutto complici silenziosi se non la ascoltiamo. Ascoltiamo soprattutto quello che il nostro corpo comunica. Terzo e ultimo, un'intervista mi hanno chiesto: ma allora chi proponi come presidente della regione? Domanda difficilissima, domanda difficilissima, non so se qualcuno ce l'abbia questa domanda, io no, neanche noi come associazione, ma vorremmo sicuramente una persona che abbia queste caratteristiche, che sia uno che si propone a gestire il bene pubblico, ma che prima abbia dimostrato nel suo lavoro professionale capacità e competenze. Non si può fare della politica un lavoro. Quello che solo chi prima ha saputo dimostrare e costruire un percorso di serietà, di onestà, di competenza può essere da noi scelto, e nella nostra comunità locale sono sicuro che ce ne sono tanti.
Noi come associazione non abbiamo un nome da proporre, però abbiamo l'idea di chiedere, di proporre una persona e di individuare con tutti gli altri una persona autorevole, non autoritaria, ma autorevole per la sua storia, per quello che ha saputo testimoniare nella sua professionalità, che abbia una professionalità che non sia quella politica. Allora questo come conclusione è solo l'augurio che questo piccolo contributo che stasera abbiamo dato sia occasione per ancora crescere nella speranza, nella fiducia che è possibile cambiare. E allora nei laboratori programmatici che faremo in gruppi più ristretti, in modo che tutti possano avere la possibilità di parlare, di essere ascoltati, per dare un contributo a chi si proporrà, su cui potremo anche dire che condividiamo o no quella sua storia. Allora solo così possiamo un giorno veramente sentirci responsabili di fronte alla storia, perché il credente di fronte a Dio dovrà rendere conto di questo momento che stiamo vivendo in Sardegna, nell'Italia e, qualcuno diceva, nel mondo intero. Grazie per la vostra presenza.